Ancora un benvenuto a tutti gli amici e a tutti i colleghi che si accostano al webinar dell'Università di Palermo sulle conseguenze legate appunto al Covid-19. Nella prima giornata abbiamo parlato di aspetti legati all'economia, di aspetti legati all'urbanistica. Oggi invece affrontiamo con maggiore dettaglio gli aspetti legati alle implicazioni giuridiche e alle scienze umane. Non c'è dubbio che un evento così importante, così drammatico come la pandemia determina una serie di conseguenze a 360 gradi. Il mondo giuridico, il mondo del diritto privato, il mondo anche delle allocazioni delle risorse, dei mercati al tempo del Covid subiscono naturalmente delle importanti rifluenze, delle importanti variazioni. E allora il nostro scopo, proprio nella logica di terza missione che caratterizza l'università, è quello di dare delle chiavi di lettura, proporre delle interpretazioni. E lo stesso direi vale per quanto riguarda le scienze umane, magari degli aspetti che sono più legati a temi sociologici, a temi filosofici, anche all'impatto della comunicazione, dei social su tutti quanti. Come è cambiato, ecco, come cambia tutto quanto questo a seguito di una pandemia con un cambiamento radicale di tanti paradigmi. Credo che siano temi molto importanti. L'Università di Palermo mette in campo le sue migliori risorse, i suoi maggiori esperti. Come ha messo in campo e continua a mettere in campo così l'emblema della sua terza missione, che è costituito dal Policlinico. Il Policlinico ha svolto un ruolo importante nell'emergenza medica della pandemia, nel senso che è stato uno degli ospedali di riferimento proprio per la gestione per la pandemia. Adesso andiamo ad una fase successiva e quindi naturalmente dall'emergenza sanitaria si passa ad altre emergenze, quella psichiatrica, quella psicosociale. È chiaro che entrano in gioco anche altri aspetti nei quali tuttavia continueremo ad essere presenti, ad essere attivi. E probabilmente anche per pensare al futuro, pensare in una logica di start-up, ad una logica di terza missione come trasferimento tecnologico e innovazione tecnologica applicata a questi temi può essere particolarmente importante. Io vorrei approfittare, prima di dare il via appunto a questo webinar, vorrei approfittarne per ringraziare tutti quanti i colleghi che si sono impegnati in questi giorni. Devo dire da chi ha ideato sostanzialmente tutta quanta questa iniziativa, a chi ha coordinato i diversi tavoli e i diversi panel. Sono tutti quanti colleghi di grande livello, tutti direttori di dipartimenti della nostra università e a loro che va il mio ringraziamento, come pure a tutti quanti gli amici che hanno dato il loro contributo. Credo sia nostro dovere. Il dovere di una università è formare e fare ricerca e anche agevolare la comprensione dei fenomeni attraverso proprio la disseminazione della conoscenza. Questo è quello che abbiamo provato a fare. E sono felice se abbiamo dato un giovamento e un aiuto alla collettività per una migliore comprensione del presente e del futuro. Buon lavoro a tutti. Buongiorno, è un onore e un piacere per me dare il benvenuto a tutti voi a nome del Consorzio ARCA, a tutti gli intervenuti, ma anche e soprattutto ai colleghi che con la loro esperienza, con la loro capacità, le loro conoscenze, daranno oggi un contributo fondamentale ad interpretare questo periodo particolarmente complesso determinato dal Covid-19. E ad individuare possibili vie d'uscita da questa crisi che si preannuncia certamente profonda. L'occasione di questo webinar sarà sicuramente di riflessione molto profonda, ne sono certo. Io, nella qualità di presidente del Consorzio ARCA, ho il piacere di augurarmi che su questo superamento della crisi avvenga per applicazione di tecniche e di logiche di start-up e di innovazione e trasferimento tecnologico. D'altra parte abbiamo visto come gli stati, proprio per superare questa difficoltà che si è creata con la pandemia, abbiano proprio messo in campo ricerche e misure che sono basate sull'attività dell'innovazione tecnologica e sulle app di nuova
di nuovo ritrovato, che ci servono proprio a superare queste difficoltà. Faccio solo due brevi considerazioni che riguardano argomenti che immagino si tratteranno oggi. Cioè, una prima considerazione riguarda, diciamo, la semplificazione delle procedure burocratiche. A me sembra che sia fondamentale che il cittadino comprenda e possa attuare facilmente ciò che sono le procedure burocratiche. Quindi questo è uno degli aspetti che va preso in alta considerazione. Una considerazione che voglio fare ancora riguarda il policlinico. Il policlinico ha dato già un contributo netto molto forte al fronteggiare l'emergenza sanitaria. Però, per come abbiamo visto, lo stagliarsi nettamente della superiorità della sanità pubblica rispetto alla sanità privata, proprio per fronteggiare questi periodi di pandemia, ritengo che il policlinico possa costituire il baluardo più alto in queste occasioni simili, come baluardo della sanità pubblica del territorio. Chiudo ringraziando voi tutti, ringraziando i coordinatori, gli organizzatori, i coordinatori, i relatori e tutti gli intervenuti, e vi auguro buon lavoro. Allora, buonasera a tutti. Io sono Alessandro Bellavista e sono il direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali dell'Ateneo di Palermo. E nonché sono professore di diritto del lavoro e quindi sono un giurista e ho il compito di coordinare questa interessante tavola rotonda, però prima di dare inizio ai lavori volevo ringraziare ovviamente il magnifico rettore per l'idea che ha lanciato in Ateneo di un seminario siffatto e soprattutto ringraziare poi chi ha messo in atto questa splendida idea, vale a dire la professoressa Giuseppina Campisi, che ovviamente ha veramente fatto un lavoro straordinario. Ora, dal punto di vista dell'esperienza giuridica, le considerazioni quanto all'attuale situazione di emergenza sanitaria ovviamente sono innumerevoli. E soprattutto possiamo dire che si aprono delle autostrade, tra virgolette, di lavoro anche per le future generazioni di giuristi per riflettere sia sulle regole che sono state emanate proprio nel momento più elevato dell'attuale emergenza, sia sulle regole che dovranno essere varate ovviamente per gestire tutte le fasi transitorie che ci aspettano fino ad arrivare, si spera ovviamente, al momento in cui l'emergenza sarà completamente cessata. Ora io mi limito a un paio di considerazioni, visto che i miei autorevoli colleghi che svolgeranno i loro interventi già so che toccano ovviamente argomenti di estremo interesse sui quali non voglio interferire. Però voglio dire intanto che il giurista ha partecipato ovviamente a tutta la fase di gestione dell'emergenza, perché nelle varie sedi istituzionali le regole sono state scritte sostanzialmente ovviamente da giuristi, i quali ovviamente hanno affrontato quelle che si chiamano scelte tragiche, vale a dire complessi problemi di bilanciamento tra vari interessi in conflitto, la libertà personale, la tutela della salute, la libertà di iniziativa economica privata, la garanzia della sicurezza degli stessi lavoratori e così via. Ora, emergono però molte luci di come la fase più alta dell'emergenza è stata gestita e alcune ombre. Ora, quanto alle luci, io richiamo un aspetto molto importante anche dal punto di vista dei giuslavoristi, perché si è assistito a una forte responsabilizzazione delle grandi organizzazioni di interesse rappresentative del lavoro e delle imprese che hanno lavorato assieme col coordinamento del governo per dettare proprio delle regole che potessero permettere di tornare a lavorare in sicurezza.
Però ovviamente sono emerse molte ombre anche sul piano della stessa regolazione. Io mi limito a metterne in evidenza un paio. La prima, possiamo dire, c'è stato un fallimento regolativo ab origine, e cioè la gestione dell'emergenza è stata un po' improvvisata e soprattutto a partire dalle scelte governative. Gli italiani hanno scoperto uno strumento giuridico di cui probabilmente non avevano notizia sino a quando non è apparso, vale a dire il DPCM, che ovviamente è stato fortemente criticato, ovviamente come strumento di gestione, perché lo strumento più opportuno sarebbe stato e soltanto doveva essere probabilmente il decreto legge. Poi si è riscontrato un ancora più, possiamo dire, grave, pericoloso, fastidioso fallimento istituzionale, e cioè sono saltati i rapporti tra i vari livelli di governo. Abbiamo assistito soprattutto a governatori e sindaci malati di protagonismo, con atteggiamenti da sceriffi o da giudici di frontiera americana, che ovviamente sono andati al di là delle regole fissate dall'autorità centrale per gestire l'emergenza. Infatti siamo arrivati ovviamente al caso eclatante dove un'ordinanza di un sindaco proprio isolano è stata ovviamente impugnata dal governo per ovviamente decretarne l'annullamento. Ma il governo in molti casi ha assunto un atteggiamento morbido, ha lasciato libere le autonomie territoriali, che però bisogna dire hanno camminato in aperta contraddizione con gli schemi regolativi fissati sia dalla normativa legislativa ma soprattutto anche dalla Costituzione. Ora io direi che sia giunto il momento di dare luogo agli interventi. Grazie a tutti. Buon pomeriggio, sono Enrico Camilleri, insegno diritto privato all'Università di Palermo. Desidero ringraziare gli organizzatori di questo webinar e particolarmente la professoressa Giuseppina Campisi per il coinvolgimento in questa discussione a più voci. Il mio breve intervento riguarderà i rapporti obbligatori in generale e soprattutto il debito privato, le ripercussioni del Covid, della crisi da Covid-19 a carico dei rapporti obbligatori e del debito privato in ordine ai problemi tua. Gestione. Del resto, tra le diverse questioni giuridiche che l'epidemia da Covid e le contromisure che sono state adottate e che sarà necessario adottare pongono e hanno posto, ve ne sono diverse di indole squisitamente privatistica, perché coinvolgono le relazioni intersoggettive, quelle soprattutto di marca patrimoniale, e quindi in definitiva le economie individuali. Del resto il rapporto obbligatorio è un programma di azione tra due o più parti, una relazione qualificata in cui una delle parti, il debitore, deve qualcosa a vantaggio nei confronti dell'altra parte. Allora, una epidemia il cui tratto esterno, per così dire, al di là della diffusione del virus, le cui contromisure collegate si apprezzano innanzitutto in termini di interdizione delle, o limitazione delle normali relazioni soggettive, della inibizione di determinate attività per un lungo periodo, tutta la fase 1, la fase del lockdown, non può non generare conseguenze a carico dei rapporti intersoggettivi, dei rapporti obbligatori in generale. Quali conseguenze? Qui credo sia necessario distinguere tra due blocchi. Da una parte i rapporti di scambio in generale, i rapporti a prestazioni corrispettive, sia esecuzione istantanea sia di rapporti di durata. Dall'altra una sorta di sottoinsieme costituito da quei rapporti obbligatori, la stragrande maggioranza dei rapporti obbligatori deriva da contratto, quindi possiamo anche più semplicemente parlare di rapporti contrattuali, che abbiano ad oggetto il denaro, che quindi costituiscano le cosiddette obbligazioni pecuniarie o debiti pecuniari. Questi due blocchi esibiscono presentano diciamo problemi in parte diversi e reclamano soluzioni diverse. In entrambi i casi abbiamo assistito a interventi tampone del legislatore dell'emergenza, per così dire, soprattutto attraverso il decreto Cura Italia,
tuttavia a ulteriori interventi che sarà necessario adottare, contromisure che sarà necessario pensare, più sofisticate in relazione alla diversità dei problemi. Primo fronte, rapporti di scambio e rapporti a prestazioni corrispettive. Qui l'emergenza Covid si è apprezzata e si apprezza in termini di sopravvenuta impossibilità della prestazione. Per lungo tempo, tutta la fase 1 è stata interdetta la normale possibilità di relazione soggettiva, sono state inibite determinate attività e quindi fatalmente si è creata una situazione di impossibilità sopravvenuta di una serie di prestazioni che non è stato possibile adempiere. Questo ha determinato delle conseguenze nell'ambito di rapporti contrattuali, impossibilità sopravvenuta in un istituto noto nel nostro codice civile, però l'intervento del legislatore dell'emergenza. Così dire, con il decreto Cura Italia, è stato nel senso di possibile per il futuro la circostanza che, sia uniformato le misure di contenimento è stato inadempiente, ma questo inadempimento è stato un inadempimento necessitato, cioè imposto, diciamo, dal factum principis. Qual è la sporgenza dei problemi rispetto a questa misura? Bene, è data dal fatto che l'emergenza Covid ha in molti casi sovvertito l'economia di determinati affari, al di là diciamo ancor più che non in termini di impossibilità sopravvenuta alla prestazione, ha rilevato, rileva e rileverà in termini di eccessiva onerosità sopravvenuta, ha squilibrato il rapporto rispetto a come le parti l'avevano pensato, strutturato, immaginato. E allora qui sarà necessario mettere a punto strumenti più sofisticati, perché quelli che abbiamo già, che sono presenti nel nostro sistema, sono prevalentemente orientati alla risoluzione del contratto, quindi allo scioglimento del vincolo. La necessità è invece irrobustire strumenti manutentivi, tecniche manutentive, che sono già presenti ma soltanto in alcuni rapporti, tipicamente l'appalto ad esempio, nel senso che sarà necessario provare ad adottare strumenti che consentano la correzione, il ripristino di una condizione di equilibrio, ad esempio a partire da un obbligo di rinegoziazione del rapporto secondo buona fede. Se possibile più complesso invece più complesse le conseguenze legate alla pandemia da Covid sul fronte dei debiti pecuniari, perché il debito pecuniario è per sua natura un debito indistruttibile, nel senso che l'obbligazione pecuniaria, cioè quell'obbligazione che ha ad oggetto una prestazione in denaro, è per definizione insensibile a vicende esterne, non conosce la impossibilità della prestazione e soprattutto rimane sostanzialmente il rapporto obbligatorio immune rispetto alla impotenza finanziaria sopravvenuta del debitore. E allora anche in questo caso il legislatore dell'emergenza, sempre col decreto Cura Italia, ha adottato delle misure, diciamo, tampone, ha per esempio previsto un accesso più esteso al fondo Gasparini per i debitori protagonisti coinvolti in rapporti di mutuo per l'acquisto prima casa, e ha poi previsto specifiche misure per quei debitori che siano microimprese o piccole imprese, debitori di banche o altri intermediari finanziari. Perché? Perché sostanzialmente è intervenuto con una sospensione delle rate nel caso di rapporti e quindi di prestazioni periodiche, delle rate a scadere da qui al 30 settembre, e quindi con un recupero successivo di queste rate, e per il resto ha, come dire, prorogato questi gli altri rapporti di credito di cui appunto siano sempre protagonisti piccole imprese o microimprese al 30 settembre. Quindi sostanzialmente una misura su due fronti, una misura di sostegno su due fronti: per un verso la proroga di determinati rapporti di credito, per altro verso i rapporti di credito con prestazioni periodiche rateali, la sospensione delle rate fino al 30 settembre. Questa misura tuttavia è insufficiente, anche in questo caso possiamo parlare di una sporgenza di problemi rispetto a quelli che queste misure provano o hanno provato a risolvere. Perché? Intanto perché l'intervento è parziale, considera soltanto alcuni debitori e non altri. Per esempio in Germania hanno incluso nelle misure di sostegno anche i conduttori in ordine al pagamento dei canoni locativi in determinati ambiti e per determinati rapporti. Secondo, considera come soggetto debole per definizione il debitore,
quando è appunto debito. A fronte di un debitore che non adempie, vi è un creditore che può andare in crisi di liquidità. E quanto maggiore, tanto maggiore è diciamo, questa crisi di liquidità, quanto più il creditore parte già da condizioni di vulnerabilità. Ora, queste misure non danno risposte adeguate su questo fronte. Per altro verso, non sono misure risolutive, e non sono misure risolutive nel senso che non considerano la possibilità che ancora dopo il 30 settembre, cioè ancora dopo l'operatività delle misure di proroga o di sospensione, persista una situazione di grave crisi e quindi appunto di impotenza finanziaria. Quali contromisure? È scontato pensare alle tecniche di esdebitazione. L'esdebitazione del debito privato è parte del nostro sistema, il debitore sovraindebitato può beneficiare di una esdebitazione, cioè una vera e propria diciamo inesigibilità del debito a valle di procedure di liquidazione o di ristrutturazione del debito. Ne sono state è stata da ultimo introdotta anche una esdebitazione a favore del debitore incapiente. In realtà però queste misure minacciano di non essere sufficienti e piuttosto da più parti si inizia a parlare di misure di esdebitazione capillare massiva. Scontato qui pensare all'intervista di Mario Draghi sul Financial Times di qualche settimana fa, che prefigura una impennata dei debiti pubblici a fronte o accompagnata da misure di cancellazione del debito privato. La cancellazione del debito privato in modo più capillare, più diffuso, promette di essere una delle possibili risposte, ma è una strada praticabile, sarà una strada praticabile soltanto nel quadro di misure coraggiose necessarie di finanza pubblica e di intervento pubblico, pena diciamo il generarsi di un effetto domino assolutamente catastrofico. Vi ringrazio per l'attenzione e resto in attesa di eventuali domande. Buongiorno a tutti, mi chiamo Aldo Schiavello, insegno filosofia del diritto nel Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Palermo. Ringrazio innanzitutto tutti gli organizzatori e in particolare la collega, la professoressa Giuseppina Campisi, per avermi chiesto di partecipare a questo interessante webinar. Il titolo che ho pensato di dare a questo mio breve intervento è diritti, bilanciamento, certezza, perché tutte le questioni giuridiche che sono state sollevate in relazione a questa pandemia, a questa crisi che ha colpito tutto il mondo, hanno ruotato tutte intorno a queste tre parole. Le questioni giuridiche sono state molteplici e si può dire senza tema di smentita che dopo virologi, epidemiologi e medici in generale, gli esperti più consultati, più presenti sui quotidiani, sui giornali e nel dibattito pubblico in generale sono stati i giuristi, perché se è vero che da un lato una epidemia è un fenomeno naturale, però la sua gestione passa necessariamente attraverso lo strumento del diritto, gli strumenti giuridici. Ora, bilanciamento e diritti. Le misure che sono state poste in essere, peraltro con strumenti giuridici non particolarmente comuni, usuali, credo che molti di noi hanno sentito parlare per la prima volta in questa occasione di PCM, di ordinanze contingibili e urgenti dei presidenti delle regioni e così via. Sono state tutte misure che hanno cercato di contemperare, bilanciare interessi, diritti contrapposti. Da un lato il nostro diritto sacrosanto sancito dalla Costituzione alla libertà personale, dall'altro lato anche il diritto che aspetta ciascun individuo come il diritto alla libertà, che comunque può essere considerato per altri versi anche un diritto collettivo, o anche un interesse collettivo alla salute pubblica. E questi diritti, nelle misure che sono state prese, dovevano essere bilanciati fra di loro.
Qual è il problema? Il problema è che i diritti, gli interessi, non possono essere bilanciati con la stessa precisione con cui si pesano pere e mele. E quindi gli strumenti che il diritto mette a disposizione per porre in essere questi bilanciamenti non sono strumenti precisi, sono strumenti tipici degli stati costituzionali contemporanei e prevedono un certo grado, necessariamente, un certo grado di indeterminatezza, incertezza, che consente di applicare le norme poste in essere con ragionevolezza. E quindi a un giurista non stupisce che tra le misure poste in essere in questa occasione vi fossero delle zone d'ombra, dei dubbi interpretativi, dei dubbi se circa i casi in cui quelle determinate norme si applicavano, si applicassero o meno. Vi faccio due esempi soltanto. Per esempio, un DPCM ha previsto che si potesse svolgere attività motoria però in prossimità della propria abitazione. Un altro DPCM successivo ha previsto che si potesse andare a trovare i propri congiunti. Ora, vi rendete conto che l'espressione in prossimità è un'espressione vaga. E anche l'espressione congiunti è un'espressione altamente indeterminata, perché il diritto tradizionalmente conosce delle figure ben determinate che sono i parenti e gli affini. I congiunti è una categoria non prettamente giuridica. E quindi fondamentalmente che cosa ha fatto il legislatore attraverso norme di questo genere? Si è affidato alla nostra ragionevolezza, creando delle incertezze e attribuendo a ciascuno di noi la responsabilità di applicare il diritto in un certo modo, quindi di interpretare il diritto con un certo grado di discrezionalità, facendo gravare anche sugli individui, su ciascuno di noi, i rischi conseguenti a una certa alla interpretazione della norma scelta. Rischi che consistono, per esempio, nel subire una sanzione, qualora, ad esempio, si interpreti in modo eccessivamente estensiva per il funzionario pubblico o il giudice in seconda istanza, la norma circa l'attività motoria in prossimità. Ora, questo mi sono reso conto ha destabilizzato abbastanza l'opinione pubblica, che avrebbe preferito che il legislatore agisse producendo norme più certe, non dicendo che si poteva svolgere attività motoria in prossimità della propria abitazione, ma ad esempio entro 250 metri, 450 metri e così via. Ma non è questo il modo in cui funziona il diritto e non è questo soprattutto il modo in cui funziona il diritto qui oggi, proprio perché il diritto deve essere flessibile, deve essere possibile porre in essere dei bilanciamenti e contemperare i valori in gioco. Negli anni 30 del secolo scorso, un grande giurista americano, Jerome Frank, ha scritto un libro molto importante, intitolato non a caso Law and Modern Mind, il diritto e la mentalità moderno. È il primo capitolo di questo libro, si intitolava The Basic Myth, il mito originario. Il mito originario è proprio quello della certezza del diritto. Dice Frank, noi vogliamo illudere che il diritto sia certo, proprio perché il diritto rappresenta per noi, in una lettura quasi psicologista del diritto, un succedaneo dei genitori, un succedaneo del padre, ma il diritto non può essere certo perché il diritto deve essere anche flessibile, per essere flessibile deve essere parzialmente indeterminato. E questo è necessario soprattutto quando gli interessi in giochi sono molteplici. Quindi per concludere, voglio dire, non è realistico chiedere al legislatore che ci dica esattamente quanto ci possiamo allontanare da casa, perché il diritto contemporaneo non funziona così. Aggiungerei peraltro che è giusto che da esseri
da persone adulte responsabili, ci prendiamo le nostre responsabilità. Bene, ringrazio tutti per l'attenzione, ringrazio ancora gli organizzatori per avermi invitato. Buon pomeriggio, sono Guido Smorto del Dipartimento di Giurisprudenza e questo mio intervento ha per titolo Allocazione delle risorse, diritto e mercato al tempo del Covid-19. Diritto è chiamato in causa in molti modi da questa emergenza sanitaria. I temi di interesse per il giurista sono moltissimi. E quello su cui concentrerò queste brevi considerazioni sono le regole di governo del mercato, perché tra i tanti effetti prodotti dal Covid-19 e dall'emergenza sanitaria c'è stata quella di trasformare alcune risorse in risorse indispensabili per l'intera umanità. E questo impone, in alcuni casi ha già imposto, la revisione delle regole per l'accesso alle risorse. E sul piano giuridico la rivisitazione di due capisaldi. Il primo è la libertà contrattuale, cioè la libertà per le parti di scambiare il bene e di stabilire l'assetto di interessi che preferiscono, in particolare la libertà di prezzo. E in secondo luogo la sottrazione, l'eccezionalità della sottrazione dei beni al mercato. L'RS Stracommercium costituiscono un'eccezione rispetto allo scambio del mercato. Vorrei farlo condividendo con voi una breve presentazione, giusto un paio di slide, che ora si caricheranno. Che utilizzano due esempi, due casi che si stanno verificando in questi mesi e che si verificheranno nel tempo a venire. Il primo, appunto, legato a questo tema dell'allocazione delle risorse e delle regole di mercato, riguarda le mascherine. Cos'è accaduto con le mascherine? Che scambiate secondo la legge della domanda e dell'offerta, dinanzi a un innalzamento della domanda si è immediatamente innalzato il prezzo. Vediamo la slide di Amazon che fa vedere prezzi altissimi, centinaia di volte più alti di quelli precedenti all'emergenza. Questo ha spinto molti governi, quello italiano lo sappiamo, a fissare un tetto, un prezzo calmierato, ma diciamo l'effetto di questo prezzo calmierato è stato quello di provocare notevoli reazioni da parte degli esercenti che dicono che non sono in grado di vendere a questo prezzo, da parte delle imprese produttrici che sostengono di non poter sostenere i costi della produzione, e sul piano globale si osserva come i broker internazionali, a causa del prezzo calmierato, dirottino le mascherine verso mercati per loro più appetibili. In sostanza possiamo riassumere tutte queste critiche in un'unica critica. Intervenendo a gamba tesa sulle logiche del mercato con regole nuove che impongono dei limiti alla libertà contrattuale, il governo ha reso introvabile una risorsa che era scarsa. Ma pur nella sua drammaticità, il tema delle mascherine costituisce solo la punta, la prima puntata di un confronto che sarà ben più aspro e che si verificherà su quella che sarà la risorsa scarsa per eccellenza dei prossimi mesi e del tempo a venire. E mi riferisco ovviamente al vaccino. Si è già verificata una corsa da parte delle grandi potenze mondiali e delle imprese farmaceutiche per la produzione del vaccino, e chi arriverà per primo rivendicherà una qualche forma di proprietà sul prodotto e di controllo sul processo di distribuzione. Le prime avvisaglie si sono avute già. Il Trump ha tentato a marzo di ottenere la prelazione da un'impresa tedesca, tentativo respinto al mittente dall'impresa e anche dal governo tedesco. La sperimentazione in atto a Oxford pare che riconosca una priorità al Regno Unito, tra l'altro una sperimentazione che vede un'azienda italiana coinvolta, ma la stessa sorte non sembra essere toccata all'Italia. È di qualche giorno fa la notizia che Sanofi, un'azienda francese, sembrerebbe aver riconosciuto la priorità agli Stati Uniti. Ha anche descritto la ratio economica per la quale riconoscere questa prelazione. Fatto che gli Stati Uniti, investendo sulla sperimentazione, abbiano condiviso il rischio di impresa e questo comporti. Pertanto è giusto ricompensare chi ha corso questo rischio nel caso di successo. Una logica assolutamente impeccabile sul piano economico
e che anche le regole giuridiche consuete si incaricano di tradurre nel regime giuridico relativo all'accesso alle risorse, ma alla quale si contrappone invece una visione opposta, quella del vaccino come bene pubblico. Lo vediamo, è quello che ha osservato ad esempio Emmanuel Macron in risposta al tentativo di Sanofi, è quello che 140 leader mondiali in paesi africani in testa hanno rivendicato come un vaccino del popolo, con un appello pubblicato in questi giorni su tutti i giornali. Quindi si contrappongono due visioni, quelle del vaccino come prodotto di mercato e quello del vaccino come bene pubblico universale. Il diritto ha il compito di tradurre in regole questo doppio regime, semplice nel caso del prodotto di mercato, perché il prezzo è un segnale che incorpora in sé tutte le informazioni rilevanti per lo scambio, cioè relative a chi vuole cosa e con che urgenza. Molto più complesso è se, come è auspicabile che accada, si realizzi una diversa visione del vaccino come bene pubblico universale. Lì si apre uno scenario in cui il diritto sarà chiamato a stabilire i criteri criteri che siano giusti e criteri che siano funzionanti per l'attribuzione del vaccino. E questo apre a un dibattito complessissimo, anche criteri come principi all'apparenza intuitivamente accettabili, come salvare più vite umane, in realtà si presta a critiche perché discrimina, ad esempio, coloro che hanno patologie pregresse o altre forme di fragilità rispetto alle quali le chance di salvezza sono quindi inferiori. Ma questo, quindi, quello che si è verificato in questi mesi e che si verificherà nei prossimi mesi relativamente all'intervento rispetto alla sottoposizione alla logica pura del mercato di alcuni beni diventati indispensabili, come le mascherine o come i vaccini, farà da preludio a un ripensamento del diritto ancora più complessivo. Si parla in questi mesi e in queste settimane di un New Deal, di un nuovo corso che porti a un ripensamento della logica del mercato, del commercio globale, dei rapporti con la tecnologia e rimetta al centro la questione ambientale, il rapporto tra generazioni. Ecco, compito del diritto sarà quello di tradurre questo nuovo patto sociale in regole e per farlo dovrà escogitare soluzioni inedite e spesso eversive rispetto a quelle attuali. Ecco, però io credo che in questo il diritto non sia solo e che tutte le discipline oggi, per effetto di questa emergenza, sono chiamate a un ripensamento profondo. Credo che alla fine sia questo dialogo tra saperi, questo ragionamento collettivo, il senso ultimo di questo seminario organizzato dall'Università di Palermo. Grazie. Bene, grazie. Nell'attesa che arrivi qualche domanda dai partecipanti al nostro seminario, sono io che voglio stimolare i nostri relatori e, ad esempio, al professore Schiavello chiederei la sua opinione, ovviamente, da filosofo del diritto, in ordine al ruolo della tecnologia sul piano e sullo spazio dell'ampliamento delle aree di partecipazione, non solo ovviamente per ciò che ci riguarda, ovviamente da professori universitari, sulla didattica da remoto che ci ha visto in questo periodo particolarmente coinvolti, ma proprio una sua riflessione sul ruolo della tecnologia in rapporto all'apertura di spazi democratici. Cioè, la domanda è, si è trattato di una democrazia reale o di una democrazia virtuale? Cioè, non c'è il rischio che con queste modalità le vere decisioni vengano prese in luoghi dove appunto la partecipazione tecnologica non può andare, non può arrivare? Lascio a lui le sue considerazioni. Sì, grazie Alessandro. La domanda, diciamo, è una domanda che, come tu sai meglio di me, non può essere
non ammette una risposta breve e io cercherò di darla comunque. Questa nostra società, come diceva un sociologo diciamo, abbastanza noto a tutti, Ulrich Beck, è la società del rischio, ed è la società del rischio proprio a causa della tecnologia. È un rischio che noi non possiamo controllare perché di fatto non possiamo fare a meno della tecnologia, ma le redini, la conoscenza della tecnologia è una conoscenza per pochi. Questo fa sì che fondamentalmente l'uso della tecnologia rischia di essere tendenzialmente antidemocratica. Per concludere, direi che noi dobbiamo essere consapevoli di questi rischi, del fatto che la tecnologia produce dei rischi, ma dobbiamo anche considerare per altro verso che non possiamo più farne a meno. Dobbiamo cercare di governarla sapendo i pro e i contro. Non credo, per concludere con un po' di pessimismo che insomma è la cifra che spesso mi contraddistingue, non credo che però questo possa essere demandato soltanto al regolatore giuridico, al giurista, agli stati. Grazie professore Schiavello. Invece volevo chiedere al professore Smorto, ricollegandomi alle ultime riflessioni del suo intervento, dove lui si è soffermato sulla necessità di un ripensamento del ruolo del mercato. Ovviamente questo è un tema che riguarda un po' tutti, anche tutti noi proprio che siamo qui in questo seminario dai nostri punti di vista, però volevo che il professore Smorto si soffermasse proprio su questo tema e ovviamente lascio a lui anche una domanda un po' provocatoria. Qui diciamo, abbiamo raccolto il frutto avvelenato, possiamo dire, della globalizzazione dei mercati, vale a dire e anche della globalizzazione del pianeta, perché se non ci fosse appunto una interconnessione così rapida probabilmente in questo momento non parleremmo di questo virus, ma dal punto di vista giuridico e dal punto di vista della regolazione giuridica dei mercati probabilmente è necessario un ripensamento. Quali potranno essere alcune delle traiettorie di questo ripensamento e quindi di questo New Deal che immaginiamo ma i cui contorni ancora non sono chiaramente percepibili? Grazie. Grazie professore Bellavista. Ma le due traiettorie che ho provato a segnalare nel mio intervento, tra le tante che sono oggetto di ripensamento in questo momento, sono essenzialmente la libertà di prezzo, che è una cosa che ci abbiamo conquistato, che abbiamo stabilito nel diritto a partire dall'inizio della modernità, quindi dal Cinquecento. L'idea che il prezzo giusto è quello stabilito dalle parti senza che possa esistere un sindacato esterno. E il tema delle mascherine semplificava proprio la messa in crisi di questo meccanismo. È il meccanismo, direi, originario del mercato dal punto di vista giuridico, che è quello di prendere le cose, trasformarle in beni, dicono i giuristi, e quindi dei beni sottoposti al mercato, mentre le res extra commercium sono l'eccezione che va puntualmente giustificata. E qui un tema come il vaccino è un test importantissimo per questa idea di sottoporre i beni, a anche un bene che serve a salvare la vita delle persone, perché sottoporlo al mercato vuol dire darlo a chi è disposto a pagare di più. Darlo secondo logiche diverse significa fare un ragionamento, ad esempio nei paesi più fragili, nei quali mettere in sicurezza la filiera alimentare è più difficile, nei quali il distanziamento più sociale è complesso e dove i sistemi sanitari sono più fragili. Ecco, ritengo che di fronte a un bene come il vaccino e ad altri che verranno sia importante ripensare questa dinamica. E andando all'ultimo aspetto, e chiudo con una battuta, legato alla questione della globalizzazione, questo livello di riflessione dialettica tra libertà di mercato e altre forme di allocazione delle risorse e quindi di strutturazione delle decisioni vale sia a livello globale. Nella mia presentazione faccio vedere come i primi che si accaparreranno il vaccino saranno gli Stati Uniti, il Regno Unito e i paesi più ricchi.
e a livello nazionale, perché questo tipo di differenza si ripercuote nei sistemi nazionali se anche questi allocano le risorse in base a chi è disposto a pagare. Quindi c'è un doppio livello su cui si articola la riflessione. Grazie professore Smorto. Ora per fare una domanda al professore Camilleri svolgo un piccolo ragionamento, vale a dire dal punto di vista del giuslavorista che voglio dire, ha osservato quanto è accaduto in questi mesi, si è percepito in modo chiaro un dato indiscutibile, vale a dire la fragilità del tessuto economico italiano e delle risorse disponibili per coprire le emergenze. Mi spiego. Vale a dire, noi ovviamente non abbiamo, ad esempio, la potenza economica della Germania, che ovviamente ha coperto con ammortizzatori sociali degni del nome la sospensione ovviamente delle attività. Noi siamo un paese caratterizzato da un tessuto dominato da piccole, piccolissime imprese che in realtà corrono il rischio probabilmente di non reggere questa chiusura prolungata, e in terzo luogo siamo un paese ovviamente caratterizzato da una elevatissima percentuale di lavoro nero e sommerso, e che ha reso ovviamente difficile anche afferrare questi soggetti, a tal punto che, come tutti sanno, nell'ultimo decreto è stato istituito una sorta di reddito d'emergenza che appunto vuole cogliere e tutelare questi soggetti che hanno perso ovviamente quelle fonti di sostentamento, seppure precarie e irregolari. Ora, ribalto la questione al professore Camilleri rispetto alla sua sensibilità. Qual è il ruolo, diciamo, dello Stato, ecco, regolatore? Ci sarà ovviamente probabilmente un nuovo spazio per lo Stato interventista nell'economia? E soprattutto quali saranno i rapporti col sistema bancario e ovviamente con le grandi problematiche che si stanno aprendo, quelle dei debiti privati, sulla cancellazione o meno, su forma ovviamente di proroghe di lungo periodo, perché altrimenti veramente c'è il rischio di soggetti che non potranno più ovviamente svolgere alcuna attività. Grazie professore. Grazie. C'è bella vista. Beh, diciamo che questi mesi sono i mesi del grande rientro in campo dello Stato come soggetto protagonista delle attività economiche, protagonista in una versione nuova, diversa rispetto a quella del passato, del diretto intervento, e quindi fatalmente uno Stato che parte da condizioni di maggiore fragilità, con leve più corte dal punto di vista dei margini di azione per via delle condizioni di finanza pubblica, è uno Stato che può mettere in campo delle risposte meno efficaci, meno potenti. È impietoso da questo punto di vista il confronto con altri paesi dell'euroarea. Tu hai citato il caso della Germania. C'è da dire che certamente l'impatto della crisi in Italia è stato più forte che altrove per la diffusione del virus, però in generale le misure di intervento che è stato possibile mettere in campo, immaginare in Germania, sono state le misure più efficaci. È chiaro che l'intervento dello Stato in prima battuta non può che essere un intervento con misure tampone, una rete di protezione per gli individui più vulnerabili, dai lavoratori alle diverse fasce, diciamo, della popolazione. Ma questo non basta, questa è una misura del breve periodo. Poi nel medio-lungo periodo devi immaginare la grande azione pubblica che richiede la mobilitazione di risorse ancora più ingenti, e qui i nodi vengono, se possibile, ancora più gravemente al pettine, perché sarà necessario diciamo, ripensare il ruolo dello Stato. Se ne discute da tempo in letteratura, il famoso capitale di pazienza che è necessario, che soltanto il soggetto pubblico può garantire in determinati settori strategici. Ci eravamo illusi di mettere lo Stato e il suo intervento nelle attività economiche un po' in soffitta, invece ritorna prepotentemente, ma rispetto alle attività private e quindi all'intervento delle banche, soltanto il retroterra garantito dallo Stato e da piani di intervento pubblico può diciamo, rendere concretamente attuabile una misura che altrimenti rischia di essere molto naif, cioè è un po' illusoria la pretesa di
arrivare a un risultato di esdebitazione molto diffusa, capillare, quindi di inesigibilità dei debiti privati. Questo è naif, è una misura naif, perché significherebbe scaricare su creditori in generale, in particolare sulle banche, non si risolverebbe nulla, in un ideale gioco dell'oca si ritornerebbe al punto di partenza. Invece una misura imponente di tipo pubblico può garantire interventi più efficaci e più mirati. Da questo punto di vista molte delle misure diciamo messe in campo a livello europeo, questi numeri del Recovery Fund di cui si parla in queste ore, in questi giorni, lasciano sperare nella possibilità di interventi molto efficaci o quantomeno interventi ambiziosi. Poi starà allo Stato nazionale riuscire a indirizzare bene, a canalizzare bene queste risorse, accompagnando l'impiego delle risorse da misure efficaci, perché questo è il tema. Non bastano soltanto le risorse, ma il telaio delle norme che ne possano poi orientare al meglio l'impiego. Grazie professore Camilleri, abbiamo terminato lo spazio che ci è stato assegnato. Ringrazio i nostri relatori e quindi do e passo la parola alla seconda parte del nostro seminario. Il professore Cometa. Io sono qua. Ecco Michele, puoi iniziare il tuo panel. Perfetto. Puoi partire. Buonasera, sono Michele Cometa, insegno storia della cultura in questa università e a me tocca coordinare un panel che è il risultato di una combinazione fra due dipartimenti, il Dipartimento di Scienze Umanistiche e il Dipartimento Cultura e Società che ho l'onore di dirigere. Due dipartimenti che contengono ovviamente moltissime discipline letterarie, filosofiche, storiche, antropologiche, sociali, della comunicazione. Dunque, diciamo, il campo di intervento è davvero vasto e noi ci limiteremo soltanto a tre highlights, invitando appunto tre colleghi che sono la collega Francesca Piazza, direttrice del Dipartimento di Scienze Umanistiche, che è una filosofa del linguaggio, poi il professore Matteo Di Gesù, che è un italianista, un letterato, e infine il professore Salvo Vaccaro, che è un collega di filosofia politica. E le discipline sono tante, possono affrontare, devono, anzi, sottolineo la parola, devono affrontare la questione del Covid, e lo possono fare sostanzialmente attraverso, due strategie. La prima è che chiaramente qualunque disciplina di area umanistica ha a che fare con problemi come il contagio, l'epidemia, la cura, la pandemia, perché questi argomenti possono essere trattati dal punto di vista della storia. Pensate per esempio al susseguirsi delle pesti in tempi antichi e delle epidemie in tempi moderni, dal punto di vista dei beni culturali, della visualità. Pensate che a Palermo abbiamo una straordinaria immagine, che è il Trionfo della Morte a Palazzo Abatellis, che di una peste parla in qualche modo e cerca anche di trovare una salvezza rispetto a questa peste. E naturalmente la questione si estende nell'ambito delle scienze sociali, per esempio per quanto riguarda l'aiuto, la cura, l'assistenza, tipicamente i colleghi di servizio sociale, o la migrazione, i colleghi di discipline legate alla cooperazione e allo sviluppo. Ma c'è un altro modo per affrontare la questione del Covid e per porsi il problema di che cosa sta effettivamente cambiando durante e dopo questa pandemia. La questione non è soltanto i temi che possiamo trattare, ma probabilmente dobbiamo mettere in discussione le nostre discipline, tutte le nostre discipline, quelle di area umanistica, le cosiddette humanities, perché credo sia evidente che se tocchiamo questioni come la cura, parliamo certamente di cura dei corpi, e ovviamente i nostri colleghi medici sono stati protagonisti in questi ultimi mesi, però parliamo anche di cura delle anime, e lì invece entriamo in gioco noi, tra virgolette, umanisti. Oggi parleremo, diciamo, di tre aspetti importanti. Il primo, che è affidato a Francesca Piazza, è la questione del linguaggio. Che linguaggio abbiamo usato? Che parole abbiamo usato?
che metafore abbiamo usato. Il suo intervento si intitola appunto Metafore di guerra e guerra alle metafore. Le parole sono pietre, come diceva un grandissimo scrittore. E abbiamo usato delle parole, per esempio, pensate al termine più in circolazione, lockdown, che chiaramente è un eufemismo, cioè un modo per indorare la pillola, perché se dicessimo invece in italiano confinamento, contenimento, blocco, probabilmente ci farebbe più paura. Lockdown ci aiuta, diciamo, a distaccarci un pochettino da questa terribilità del significato. E naturalmente c'è una grande differenza se in Italia parliamo di lockdown, ma pensate per esempio in Germania parlano di Massenquarantäne, cioè di quarantena di massa, alludendo invece, già la parola massa fa paura di per sé stessa, al fatto che intere masse sono coinvolte. Dunque, quello che dirà Francesca Piazza lavora su questa enorme questione, che è la questione delle parole che scegliamo. In questo caso, peraltro, le metafore. E anche lì, le metafore non sono parole e basta, le metafore sono corpo, dipendono dal nostro essere nel mondo, di come ci muoviamo nel mondo. Tutte le metafore che costruiamo hanno a che fare, per esempio, con la nostra corporeità. E dunque questo anche per un po' sottolineare il fatto che quando i letterati o i filosofi del linguaggio o i linguisti parlano di parole, parlano anche però di corpi, di persone, di esseri umani. Lo stesso discorso vale per l'altro collega che interverrà, Matteo Di Gesù, che parla appunto da italianista. È una cosa piuttosto curiosa, ma credo che non sfugga a nessuno. Tutti abbiamo studiato questi testi a scuola e spero che lo facciamo anche all'università, che l'identità letteraria italiana si basa su testi che hanno a che fare con delle pandemie, con la peste nello specifico. E pensiamo appunto al Decameron, ma pensiamo anche ai Promessi Sposi, e adesso sentiremo Matteo Di Gesù che scenderà un po' più nel dettaglio. Inutile dire che la letteratura italiana certamente è attraversata da questa forte tensione nei confronti della peste e in generale dei temi legati alla peste, il contagio, l'epidemia, la cura e via discorrendo, ma naturalmente la questione va estesa a tutte le letterature del mondo e non sfuggirà a nessuno che ci sono testi straordinari già solo nel Novecento e che forse molti di voi hanno letto, La peste di Camus, piuttosto che quello straordinario giornale dell'anno della peste di Londra del 1665 di Daniel Defoe, o ancora Saramago, Marquez. E per ritornare a temi, diciamo, di lockdown, pensate per esempio all'idea del sanatorio, dove si viene letteralmente rinchiusi. Ci sono dei capolavori al margine di questo tema, pensate alla Montagna incantata di Thomas Mann, oppure molto più semplicemente alla Diceria dell'untore di Bufalino, che è ambientato in un lockdown che avviene qui vicino alla Rocca. E la letteratura ha naturalmente una funzione di commento, ma spesso ha una funzione profetica. Non vi sarà sfuggito che qualche anno fa, nel 1981, in una prima versione, ma poi ripresa in una seconda versione, uno scrittore, diciamo, non paragonabile chiaramente al nostro Boccaccio, al nostro Manzoni, ma certamente di grande successo, come Dean Koontz, un americano, si inventò un virus che avrebbe, cambiato i connotati al pianeta e lo ha chiamato Wuhan 400. Curiosa coincidenza e profetica coincidenza per certi versi. Nella prima versione parlava di un Gorky, adesso non ricordo il numero, poi lo ha rinominato con Wuhan e in qualche modo ha, come si dice, segnato una strada, e che ci insegna anche una cosa. Molte di queste cose erano prevedibili. Noi sappiamo che esistono fenomeni come lo spillover, cioè il salto di specie, e forse, diciamo, avremmo dovuto interrogarci un po' prima. Da ultimo, Salvo Vaccaro, collega filosofo della politica e ovviamente quindi della società, ci introduce, diciamo, cerca di rispondere ad una domanda: come riusciremo a pensare il futuro della nostra società? Anzi, riusciremo a pensare la parola società? E non a caso il suo intervento
si intitola Una vocale in meno, sociale, social, laddove appunto basta una vocale per cambiare completamente i connotati alla nostra comunicazione. E non c'è dubbio che la nostra comunicazione è stata totalmente cambiata, stravolta, e dobbiamo ripensare la dimensione del sociale, dobbiamo ripensare la dimensione del social, ma soprattutto è evidente, e un filosofo della politica di questo si occupa, poi ci sono i cambiamenti sostanziali, i nuovi conflitti, i nuovi privilegi, le nuove classi, lo dico tra virgolette naturalmente. Ecco, queste sono questioni che interrogano le humanities e che costringono le humanities, come dicevo nella premessa, a rimettersi completamente in discussione. Io per esempio sono convinto che se parliamo di cura, ed è un argomento certamente centrale, dobbiamo parlare di un rapporto tra le humanities e le scienze della natura, in particolare in questo caso le scienze mediche. Buongiorno, sono Francesca Piazza, insegno filosofia del linguaggio nel Dipartimento di Scienze Umanistiche. La breve riflessione che vi propongo riguarda il linguaggio, appunto. Più esattamente vi propongo appunto una riflessione sul modo in cui abbiamo parlato e continuiamo a parlare della pandemia. Forse potreste pensare, qualcuno starà pensando, che in una situazione difficile come quella che stiamo vivendo, in cui c'è in gioco la salute, la vita e la morte delle persone, forse le parole non sono un aspetto così importante. Alla fine, che cosa può importare parlare in un modo oppure in un altro quando c'è in gioco la vita? In effetti, se ci pensiamo, non è esattamente così, perché in generale, ma soprattutto in situazioni di incertezza in cui il comportamento di ciascuno di noi può risultare decisivo per quello degli altri, per la società, anche il modo in cui parliamo, forse ancora il modo in cui ci parlano, cioè quello che ascoltiamo sul fenomeno che stiamo vivendo, può avere conseguenze importanti, perché il modo di parlare ha il potere di orientare, non certo di determinare, ma di orientare il nostro comportamento. E allora le scelte espressive, scegliere di parlare in un modo invece che in un altro, può avere conseguenze appunto sul nostro comportamento. Si è molto parlato in questi mesi del modo in cui parliamo della pandemia. Io mi soffermerò su un aspetto specifico, naturalmente avendo così poco tempo, mi soffermerò sull'uso massiccio che si è fatto della metafora bellica per parlare della pandemia. Avrete tutti notato che sin dall'inizio, e non è soltanto un fenomeno italiano, abbiamo parlato della pandemia in termini di guerra. Ora, quello che voglio fare in realtà è, almeno in parte, spezzare una lancia nei confronti di questa metafora, che invece è stata molto attaccata. E, come dicevo, sin dall'inizio, soprattutto politici e giornalisti, ma anche gli stessi esperti, hanno parlato della pandemia in termini di guerra, utilizzando allora: il virus è un nemico da combattere, gli ospedali sono trincee, i medici e infermieri sono eroi, le conferenze stampa sono bollettini di guerra, quello che dobbiamo aspettarci sarà un secondo piano Marshall e così via. Tuttavia, quasi contemporaneamente, se non proprio contemporaneamente, è iniziata anche una guerra contro la guerra, contro la metafora della guerra. Da più parti, intellettuali, giornalisti, studiosi di comunicazione, si sono levati scudi contro questa metafora. Perché? Mi sono chiesta, come mai una metafora che è in realtà così radicata, una metafora davvero antichissima, è radicata nel nostro modo di pensare? Se pensate che già Omero nell'Iliade la utilizza per descrivere la peste, come mai una metafora, questa metafora ha suscitato proprio adesso tanto clamore? Perché non è successa la stessa cosa in tutte le volte che abbiamo utilizzato espressioni come guerra alla povertà, guerra all'evasione fiscale, guerra alla fame nel mondo? Che cosa c'è
di così preoccupante in questa metafora. Ora, chi ha attaccato i nemici di questa metafora hanno per lo più utilizzato due differenti e intrecciate strategie di attacco. Da un lato hanno individuato più o meno quegli stessi argomenti, sono piuttosto simili questi attacchi, hanno individuato con gli stessi argomenti alcuni rischi insiti in questa metafora. Per esempio, una metafora, hanno detto che è una metafora che suscita troppa paura, che ci fa vedere, che ci spinge a vedere nell'altro un nemico, che instaura una retorica patriottica e nazionalista che non è pertinente rispetto alla pandemia, e soprattutto uno degli argomenti più forti implica rischi di derive autoritarie. Questa è una delle strategie. Un'altra strategia di attacco a questa metafora, una strategia che io trovo, spiegherò adesso perché, meno efficace, è stata invece quella di provare l'individuo, di cominciare a dire che cosa c'è di diverso, cioè perché non va questa metafora, perché in effetti non è vero, non siamo esattamente in guerra, la pandemia non è una guerra, nelle guerre mancano i viveri, noi invece siamo stati belli comodi sul divano, e argomenti di questo tipo. Ora, se da un lato individuare rischi, e non è questo il punto che voglio negare, è vero, ci sono dei rischi, alcuni dei rischi di cui parlavo prima, insiti nell'uso di questa metafora, ma perché non li abbiamo individuati anche quando abbiamo utilizzato espressioni come guerra alla povertà o guerra al terrore? Una delle ipotesi potrebbe essere che forse in questo caso siamo davvero tutti coinvolti, diversamente da quanto accade con altre guerre metaforiche, o forse le differenze che pure ci sono non oscurano quelle che invece sono alcune somiglianze, se vogliamo, la situazione di crisi, di emergenza, e forse soprattutto una presenza nuova, soprattutto per le generazioni nate dopo la Seconda Guerra Mondiale, una nuova presenza massiccia della morte collettiva. Tuttavia, il mio punto non è tanto quello appunto di continuare con questo esercizio di vedere cosa c'è di simile e che cosa c'è, perché sostenere che la metafora non funziona perché i due domini messi accostati l'uno all'altro in realtà non sono uguali e ci sono delle differenze. Questo è ovvio, perché appunto stiamo parlando di metafore. Sarebbe alla fine come accusare Omero di avere sbagliato a dire che Achille è un leone, perché però Achille in effetti non c'ha la criniera. Non è questa la strada più proficua, perché significherebbe non cogliere quello che dovrebbe essere il vero scopo di una metafora, soprattutto nella comunicazione pubblica, e cioè quello non tanto di fare un confronto per individuare singole specifiche somiglianze o singole specifiche differenze. Una metafora, quello che dovrebbe fare è farci vedere aspetti nuovi, aspetti innovativi che non avevamo visto prima, e farlo in modo chiaro. È la chiarezza la principale qualità che deve avere una metafora nel discorso pubblico, e in un certo senso la metafora della guerra è chiara, ha funzionato, è efficace, può non piacere, ha i rischi di cui parlavo prima, ma allora quello che è il compito di chi studia le parole per mestiere, direi la sfida allora che bisogna accettare, non è tanto quella di accanirsi su una singola metafora individuando somiglianze e differenze, ma provare eventualmente a mettere in circolo nuove metafore, provando a trovare metafore innovative capaci di farci vedere aspetti nuovi, di fare cioè quello che, come diceva Aristotele, è il vero compito della metafora, e cioè farci vedere il simile dove altri invece vedono differenze. Grazie. Non so quanti di voi nelle settimane di autoconfinamento forzato che abbiamo appena trascorso abbiano trascelto da quella sorta di biblioteca tematica ideale, biblioteca tematica a tema appunto contagio, pestilenza, due classici che in effetti sono tornati un po'
a circolare, quantomeno i loro titoli. Alludo al Decamerone di Giovanni Boccaccio e ai Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. Due libri che sono, diciamo, non solo due capolavori, ma anche due testi che hanno in un certo senso, che sono stati di fatto il modello delle forme della narrativa medievale, poi rinascimentale, poi della narrativa moderna, e di fatto in un certo senso che forse senza che ce ne rendessimo sufficientemente conto, hanno di fatto in qualche modo influito sul nostro immaginario non solo letterario nazionale. Non sarebbe stata una cattiva idea, non sarebbe credo una cattiva idea tuttora recuperarli appunto dagli scaffali dove li abbiamo lasciati, togliere un po' di polvere e provare a rileggerli, non solo ovviamente perché trattano in parte ma in maniera assolutamente decisiva di un tema che ci sta riguardando, appunto non è la peste per fortuna il nostro virus, ma abbiamo vissuto una condizione appunto assimilabile a quella di chi rifugia da rischio del contagio di una pestilenza. Sono due libri da riaprire anche perché mi pare che abbiano ancora qualcosa da dirci su come pensare o ripensare la nostra maniera di stare al mondo, sia in tempi di contagi, ma anche in generale quando nel tempo che ci resta, nel tempo futuro, che speriamo sia presto, appunto, torni presto alla normalità. Ricordate tutti la vicenda iniziale del Decamerone, quella che ci viene raccontata nella introduzione alla prima giornata. È la storia di 10 ragazzi, giovanissimi, sono 7 ragazze e 3 giovani uomini tra i 18 e i 28 anni, che decidono di abbandonare Firenze, di abbandonare la città appestata per trascorrere 14 giorni in una villa in campagna, in un luogo ameno. E lo fanno ovviamente per fuggire il contagio, sicuramente, ma lo fanno altresì anche per allontanarsi da una condizione di pervertimento, di sfacelo, di corruzione, di volgarità, e in qualche modo per rifondare una comunità umana in cui possano tornare a vigere valori come ragionevolezza, decoro, misura, quella che Boccaccio avrebbe chiamato onestà. E per farlo stabilisce la capofila, che per una volta è una donna a comandare, Pampinea, la più grande della comitiva, di scambiarsi delle storie, di raccontarsi ogni giorno 10 storie, narrare, raccontare come viatico per rifondare una comunità. Mi pare che se ne possa ricavare qualche lezione anche per il nostro tempo, così come irrinunciabile è la lezione stavolta terribile, drammatica, che ci consegna Manzoni tanto e non solo nelle pagine indimenticabili sulla peste milanese del 1630, ma soprattutto in quella appendice che è in realtà una sorta di conclusione del romanzo. Se è vero che Manzoni,
che era attentissimo a sorvegliare tutte le fasi della composizione tipografica del suo romanzo. Nel 40 volle che venisse apposta la parola fine non al termine del 38esimo ultimo capitolo, ma proprio dopo l'ultima pagina dell'appendice del romanzo, della storia della colonna infame, che ci racconta una storia terribile di abusi di potere, una giustizia deprecabile sul piano giuridico, ma anche sul piano morale, che è quella che porta all'arresto di due innocenti, Gian Giacomo Morra e Guglielmo Piazza, accusati di essere due untori, che ci racconta delle torture terribili che vennero loro inflitte per estorcere delle confessioni false che i due milanesi rilasciarono nella speranza di essere liberati e che portarono alla condanna a morte di altre cinque di altre cinque persone innocenti, ma che non risparmiò loro un supplizio atroce, pubblico e una morte tremenda, oltre che l'onta che venne suggellata da quel monumento a quella che quei giudici credevano fosse l'infamia di queste vittime, ma che Manzoni invece evoca come infamia invece di un potere che, assecondando le pressioni del ceto politico dominante, la necessità di trovare a tutti i costi un capro espiatorio, cedendo a tutti i pregiudizi dell'epoca, compì quel turpissimo abuso di potere. Dunque nemmeno durante il contagio, durante l'emergenza, è pensabile che qualsiasi potere possa derogare al controllo, all'equilibrio che deve presiedere a qualsiasi sua azione e manifestazione. Temo di essermi già preso più del tempo che mi era concesso, non lo rubo qualche altro secondo solo per segnalare una possibile terza lettura tra i classici italiani a tema di peste, i due capitoli, ma citerei soprattutto il primo, i due capitoli della peste di Francesco Berni, un autore del Cinquecento, che vedrete, se avrete tempo e modo di leggerli, rovesciano la nostra abituale visione negativa del contagio. Grazie. Tra i vari aspetti che hanno suscitato la mia attenzione in questi mesi di pandemia e anche di clausura, ce n'è una che vorrei portare alla vostra attenzione. Ed è un'analisi di questo distanziamento sociale, per come è stato ovviamente a più riprese detto, che a indicare una prescrizione di raccomandazione, di prudenza nella diffusione del virus e quindi nel contenimento del contagio. In effetti per distanziamento sociale si intende banalmente la possibilità di stare a distanza di sicurezza dalle forme di trasmissione di contagio del virus, quindi 1-2 metri. Ciò non toglie che a distanza di sicurezza si possa interagire, si possa interloquire, si possa discutere e parlare. E quindi forse sarebbe stato più opportuno parlare di distanziamento fisico, oppure, come dice lo stesso Premier nel decreto di fine aprile, distanziamento interpersonale, questa sarebbe stata la definizione migliore. Eppure, fin dall'inizio si è parlato di distanziamento sociale. Quello che mi ha un po' inquietato è che l'uso del distanziamento sociale sembra quasi una contraddizione in termini per la specie umana. Perché la specie umana, e non c'è bisogno di scomodare Aristotele, la specie umana è caratterizzata dall'elemento di socialità. Noi siamo esseri sociali,
E distanziarci, interrompere, sospendere la società significa in un certo senso anche sospendere la nostra umanità. Questo potrebbe essere un fattore tipicamente contingente, una cosa temporanea, però c'è anche da preoccuparsi, perché questo tipo di distanziamento sociale che viene ossessivamente ripetuto, anche perché non sempre rispettato, è legato anche a un'altra espressione che abbiamo, ormai siamo abituati a sentirci ripetere ogni più sospinto, cioè nulla sarà come prima. Ovviamente questo nulla sarà come prima può riferirsi a tante cose, al fatto che finalmente si ritorna a finanziare, a rifinanziare la sanità pubblica, visto che i tagli che ha subito negli ultimi decenni ha portato un po' al collasso, ne abbiamo visto in queste settimane, specialmente nelle regioni più ricche del nostro paese. Oppure rifinanziare la ricerca di base, in maniera tale da poter essere pronti all'emergenza, pronti alla contingenza, e anche qui noi sappiamo perfettamente che veniamo da decenni di tagli alle risorse. Nulla sarà come prima, è difficile poterlo prevedere quando siamo nel mezzo della tempesta, in genere è una riflessione che si fa a posteriori. Un secolo fa la Spagnola, che ha colpito milioni e milioni di vittime all'indomani della Prima Guerra Mondiale, non ha cambiato il mondo, non ha cambiato la nostra Europa, tant'è vero che dopo qualche decennio abbiamo avuto la Seconda Guerra Mondiale, quindi un'altra catastrofe anche peggio della prima e anche peggio della Spagnola stessa. Quindi a che cosa si vuole riferire quando usiamo il nulla sarà come prima? Io credo che ci sia, che la pandemia sia un'opportunità per accelerare una tendenza già in atto, sulla quale invito a riflettere, ossia il passaggio da una dimensione sociale, corporea, fisica, in cui gli affetti hanno una loro corporeità, a una dimensione social. Una dimensione social che ovviamente è ben reale, ben presente nella nostra vita, specialmente per i nativi digitali, ma una dimensione social che ha ovviamente caratteristiche completamente diverse della nostra umanità a cui siamo abituati da millenni. Perché dentro una dimensione social i rapporti sono diversificati, le identità digitali sono diverse dalle identità corporee vere e proprie, le relazioni sono mediate da uno strumento, sono mediate da un device, da uno smartphone o da altri macchinari. Le macchine lasciano tracce e consentono forme di controllo e di sorveglianza alle quali non siamo abituati, non siamo nemmeno addestrati a riconoscere in tempo reale. Quindi completamente una nuova realtà, si spalanca un nuovo ordine della realtà con dei conflitti, con delle conseguenze ancora inesplorate, e conflitti che però sono mediati da una macchina. Non sono più vis-à-vis, non sono più relazioni dirette, non sono più conflitti dialettici. Sappiamo bene che all'interno dei social network c'è una sorta di bolla di condensazione che impedisce il dialogo tra estranei, il dialogo tra avversari, perché le camere dell'eco, le camere di risonanza ovviamente inducono ciascun solitario che lavora e che è un utente dei social network a cercare conferma ai propri pregiudizi, alle proprie idee, alle proprie opinioni. E questo priverebbe l'opinione pubblica e l'arena pubblica delle nostre società di quello scambio fertile di idee, anche in contrapposizione, che però dà l'idea di una democrazia, di un modo plurale e di un mondo plurale di relazioni tra esseri simili ma diversi gli uni dagli altri. Ecco, questa è la socializzazione della mia impressione in questi mesi, e grado di capire se è soltanto una mia deformazione professionale oppure è una riflessione più o meno condivisa. Grazie per l'attenzione. Aspettiamo. Sì, io sono qui. E penso che ci siano tre domande che dovranno necessariamente avere risposte telegrafiche, ma enuncio solo le domande senza chiedere le risposte, perché sono sicuro che fanno capire che il pubblico ha ricevuto, diciamo, alcuni dei nostri messaggi. La prima questione è, certamente dovremmo porci il problema, sarebbe da chiedere alla professoressa Piazza se
le retoriche e le parole usate dai nostri grandi comunicatori, in particolare dalla politica, sono state adeguate, diciamo, rispetto alla pandemia. È un problema che ci occuperà per molto tempo. Un'altra questione fondamentale è, abbiamo parlato di cose antiche, come fanno sempre i letterati, ma possiamo parlare anche di cose attuali. E sarebbe interessante sapere se ci sono degli autori che stanno scrivendo adesso sul Covid. Una, sarebbe una domanda per Matteo Di Gesù, ed è una cosa, diciamo, che evidentemente ci interessa, perché sicuramente saremo fotografati anche noi in questi romanzi. E nel caso di Vaccaro, quello che emerge dalle domande è il fatto che certo corriamo dei rischi, era la stessa questione posta al professor Camilleri, corriamo dei rischi sociali enormi, e sarebbe interessante per esempio capire come possiamo focalizzare questi rischi. E io non so se abbiamo il tempo per sentire i tre che telegraficamente rispondono a questa domanda, forse sì, abbiamo ancora 3 minuti, quindi Francesca, se mi senti. Sì, ti sento, grazie. Ti è sembrata sì, adeguata? Sì, provare. Vai Francesca, poi sei in sì. linea. Sì, grazie. Sì, proverò ad essere davvero telegrafica. Sulla retorica dei politici naturalmente è difficile giudicare, anche perché forse ci vuole un po' di tempo per capire l'efficacia della comunicazione politica. Certamente in questi mesi abbiamo visto appunto massicciamente soprattutto l'uso della retorica di guerra, a cui facevo riferimento nel mio intervento, riguardato soprattutto direi i governatori regionali, pensiamo ai lanciafiamme di De Luca. Trovo però che stiano, almeno in questi mesi, sono stati abbastanza ancorati a una vecchia forma di comunicazione. Trovo che invece l'elemento più nuovo, forse, in questi mesi nella comunicazione è stata la massiccia presenza dei cosiddetti esperti, dei medici, dei virologi, degli epidemiologi e anche per esempio la conferenza stampa pomeridiana di Borrelli, che non è un politico in senso stretto, ma credo che sia un evento di quelli che sono accaduti in questi mesi su cui gli esperti di comunicazione dovranno riflettere. La comunicazione, il modo in cui gli scienziati, chiamiamoli così, si sono posti come comunicatori è un altro elemento. Paradossalmente non sono molto bravi, non sono sempre bravi, forse perché appunto studiano, hanno fatto altro, giustamente. Credo che tra le sfide, per restare alle sfide che le scienze umane devono cogliere da questa emergenza, c'è proprio anche una nuova alleanza tra le cosiddette due culture, la cultura cosiddetta scientifica e quella umanistica, anche in vista di una comunicazione più efficace. Grazie. Grazie Francesca. Sarebbe interessante ascoltare da Matteo Di Gesù se lui è al corrente, se ha visto cose recentissime, opere recentissime che riguardano questioni come appunto l'epidemia, la peste, eccetera. Ci sei Matteo? Sì, ci sono. Buonasera a tutti e grazie intanto dell'invito e insomma di quello che ho ascoltato. Sono pronto a rispondere, perché abbiamo presentato questo libro che è appena uscito una settimana fa, Marina di Libri a distanza, Unipa, quindi Unipa sempre sul pezzo insieme a Marina di Libri, che è la riscrittura intera che Fulvio Abbate, tra l'altro autore palermitano, anche se vive da molti anni a Roma, ha fatto di un suo romanzo del 98, che allora si intitolava La peste bis, e che era quello, una parodia seria di uno dei romanzi che hai evocato, e insomma tra quelli che hai evocato direi assolutamente irrinunciabile, che è appunto La peste di Camus. Abbate ha riscritto il suo romanzo, che è appena uscito in formato ebook, tra poco anche in formato cartaceo, che si intitola appunto La peste nuova, dove ritroviamo questo personaggio di Guido Battaglia, che durante una epidemia misteriosa viene incaricato, Guido Battaglia, un inventore di barzellette, viene incaricato da due giovani e bellissime ragazze di inventare la barzelletta che salverà l'umanità dalla pestilenza. Mi fermo Matteo perché il tempo stringe. Perfetto, quindi il titolo più recente è sicuramente questo.
Bene, così abbiamo dato dei consigli per la lettura, diciamo. Sì, se vuoi un siciliano che si rimedia facilissimamente, breve, che trovi in rete, è una novella fulminante di Verga che si intitola Quelli del Colera, di Vagambondaggio, ma si trova appunto facilmente ed è anche quella imperdibile. Grazie. Salvo, ultima, veramente un flash perché dobbiamo mantenere i tempi. Qual è il rischio più grande per un filosofo della politica? Ma il rischio più grande è sicuramente la trasformazione totale del rapporto tra uomo e tecnologia, tra uomo e macchina. Da secoli siamo abituati a utilizzare strumenti tecnologici per, come dire, estendere le nostre facoltà, le nostre capacità e le nostre potenzialità umane. La tecnica è una protesi umana. Corriamo il rischio da qui ai prossimi decenni un'inversione totale, cioè di essere noi protesi della tecnologia politica, per esempio del machine learning, per esempio dell'intelligenza artificiale, che ancora sono agli albori per rispettare la promessa dell'intelligenza artificiale. Ma non c'è dubbio che fra qualche decina d'anni l'intelligenza artificiale potrà fare a meno, per esempio, in tantissime funzioni dell'umano. E questo pone problemi su cosa si fare, come si occupa il tempo libero, le forme di reddito, la partecipazione politica, come si forma l'opinione pubblica, come ci si dialoga, come ci si confronta. È un modo di trasformazione della nostra società. Una rivoluzione che la tecnologia ha sempre anticipato rispetto alle rivoluzioni politiche e sociali. Bene, abbiamo, come vedete, molto da lavorare anche noi umanisti, anzi il nostro lavoro comincia sostanzialmente adesso. Grazie ovviamente a Giuseppina Campisi che ha pensato di darci questo spazio e saluto tutti gli ascoltatori. Buona serata. Grazie Michele, buon pomeriggio a tutti. Mi chiamo Giuseppina Campisi, sono direttore del Dipartimento di Discipline Chirurgiche, Oncologiche e Stomatologiche dell'Università di Palermo. Siamo al nostro ultimo panel e ovviamente siamo soddisfatti perché l'esperimento è pienamente riuscito. Pensate, abbiamo raggiunto circa 7.000 ascolti e ascoltatori, quindi nel giorno del martedì, sapremo poi gli ascolti di oggi, magari domani. Il mio è un panel molto ricco perché si occupa di tutte le attività di terza missione. E la terza missione è qualcosa di impalpabile, è quello che lascia l'università sul tappeto in un certo senso, è l'impatto che ha l'università nel territorio, soprattutto quello dove l'università ha sede. In realtà è dal Consiglio Europeo di Lisbona, quindi dal 2000, marzo del 2000, che siamo stati definiti la società della conoscenza. E in questa società della conoscenza l'università non deve solo svolgere la funzione dell'alta formazione e della ricerca, ma soprattutto la funzione, quindi l'impatto è proprio quello del dialogo sulla conoscenza, sulla cultura, sulla civiltà, e quindi alla fine si occupa non soltanto di dialogare così come stiamo facendo noi, ma ovviamente anche esportare tecnologia, di proteggere e valorizzare la tecnologia che viene soprattutto sviluppata all'interno quindi dell'università stessa, da studenti e da ricercatori. Ecco che con molto orgoglio vi presento questo panel, dove sentiremo sia esperti quindi di area medica come il professor Antonello Giarratano, che è primario dell'unità operativa complessa di anestesia e rianimazione, quindi pensate come in tempo Covid sia stato coinvolto, e è stato coinvolto in realtà anche nel comitato tecnico scientifico della Regione Sicilia proprio per la pandemia Covid. E ancora sentiremo poi un altro aspetto della terza missione legata al Policlinico Universitario, il professore Daniele Labarbera, ordinario di psichiatria, che ci parlerà del un servizio particolare che si chiama PsychoHelp, che il professore ha messo su con i suoi ricercatori e collaboratori presso il Policlinico Universitario per dare ascolto a tutti coloro che hanno sviluppato una serie di problemi, quindi di psicosi e quindi legate proprio al Covid. E ancora sentiremo il prorettore Livan Fratini, professore Livan Fratini all'Università di Palermo, che farà proprio una disamina di tutto quello che
l'Università di Palermo ha messo in campo, quindi in questi ultimi mesi, proprio per il Covid, in termini non soltanto quindi di public engagement, ma proprio di trasferimento tecnologico, e a questo si legherà anche il delegato quindi delle start-up dell'Università di Palermo e per la promozione anche degli spin-off, il professore Marcantonio Ruisi, che proprio ci parlerà addirittura di come il Covid può diventare per le start-up un'opportunità, quindi in questa velocità quindi anche di trasformare e di allinearsi e di crescere quindi in questi nuovi contesti. E in ultimo parlerà il professore Marcello Ciaccio, presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, avrà ovviamente da raccontarci come in 3 mesi abbiamo riorganizzato la nostra didattica all'interno della Scuola di Medicina e Chirurgia e quindi come ci siamo integrati e abbiamo cercato di dare il meglio di quello che siamo riusciti in questo tempo così particolare, di cui penso poi ci ricorderemo anche tutti, anche grazie a questo webinar che poi potrà essere rivisto tramite YouTube al sito dell'Università degli Studi di Palermo. Quindi buon ascolto e ci rivediamo dopo. Buongiorno, sono Antonello Giarratano, sono ordinario di anestesiologia presso la Scuola di Medicina e Chirurgia della nostra Università di Palermo e sono anche direttore del Dipartimento di Emergenza Urgenza, e quindi in queste settimane sono stato coinvolto dall'Assessorato alla Salute, dalla Presidenza della Regione, assieme ad altri colleghi, a cercare di orientare l'offerta sanitaria dei sistemi sanitario regionale nei confronti di questo sconosciuto, ancora oggi possiamo dirlo sconosciuto, coronavirus che determina la sindrome cosiddetta Covid-19. Una sindrome piuttosto subdola, una sindrome che si diffonde con elevata contagiosità per contatto, per droplets, per goccioline, per via aerea, e che quindi richiederebbe, cosa impossibile da applicare ovviamente sul territorio, un livello di biosicurezza che noi definiamo BSL3, BSL4, quello che viene utilizzato nei laboratori che gestiscono questi virus ad alta diffusibilità, li gestiscono diciamo con norme di isolamento e di sicurezza particolarmente elevate. E quindi il concetto di biosicurezza sul territorio, di biocontenimento, si è sviluppato soprattutto nel momento in cui si è registrato che questo virus circolava da settimane, si è potuto sviluppare unicamente col noto e conosciuto lockdown della cosiddetta fase 2 di gestione dell'emergenza e della pandemia da coronavirus. Cioè l'unico sistema che sul territorio si aveva di provare a fare biocontenimento era quello di evitare che ci fosse un'elevata diffusibilità del virus e che il virus potesse circolare liberamente da soggetto a soggetto. Questo ha permesso alla nostra regione sicuramente di avere dei grossi vantaggi in termini di contenimento, i numeri lo dicono sicuramente, ha permesso anche alla nostra regione di riorganizzare il sistema sanitario. Sistema sanitario che proprio perché deve agire sul territorio nei confronti di una popolazione che in qualche modo è poi il veicolo attraverso la quale il virus si replica e che è una stessa popolazione che poi mette in crisi, se non adeguatamente gestita a livello del territorio, mette in crisi i sistemi sanitari ospedalieri con un elevato e contestuale e contemporaneo numero di ricoveri di pazienti critici nelle terapie intensive con gravi insufficienze respiratorie. Dicevo, il contenimento e la biosicurezza partono in questo momento, in queste settimane, si è cercato di far ripartire, di potenziare quella che era la medicina del territorio. Medicina del territorio che, diciamo, in maniera per certi versi atavica, non solo nella nostra regione ma in tante altre regioni, non aveva mai avuto la possibilità di sviluppare dei modelli organizzativi, tantomeno nel caso in cui, come in queste settimane, si è trovata a dover affrontare una pandemia di questa entità. Il contenimento quindi sul territorio, diciamo, deve partire dal potenziamento dei sistemi territoriali, oltre che da quelli ospedalieri, e questi sistemi devono avere un'adeguata capacità di testare
i famosi tamponi di cui tutti sentono parlare, di testare precocemente il paziente che presenta il contagio sul territorio, di testarlo anche a casa sua, sul luogo di lavoro, per isolarlo ed evitare che a sua volta possa diffondere questa sindrome, le cui conseguenze poi sugli ospedali diventano particolarmente gravi. E allora, nella fase 1 e nella fase 2, i sistemi sanitari sono stati messi sotto pressione proprio dal fatto che sul territorio non si era preparati a contenere la diffusione di questa infezione, di questa sindrome quindi clinica conseguenziale, e adesso sia nella fase 1 che nella fase 2 stiamo cercando di rivalutare e riconsiderare quelli che sono i modelli ospedalieri, cioè se andare verso un modello ospedaliero dove siano ricoverati unicamente i pazienti Covid, ma questo comporta delle difficoltà perché non siamo in grado di valutare a prioristicamente e prima che il paziente giunga in ospedale, se il paziente è un paziente Covid positivo o Covid negativo, o dei modelli per percorsi, cioè i cosiddetti ospedali misti, che in realtà possono essere misti e lo sono stati nella fase 2 emergenziale, in cui ci servivano tutti i posti ospedalieri possibili e immaginabili, perché non sapevamo, soprattutto in Sicilia, se il trend fosse quello della drammatico della Lombardia, del Veneto, di altre regioni, dove i sistemi ospedalieri ovviamente si sono inginocchiati perché non sono riusciti a far fronte alla grande mole di pazienti critici che sono arrivati tutti contemporaneamente, diciamo un modello per percorsi dove però i percorsi, soprattutto in fase 2, devono essere nettamente fisicamente separati per evitare la diffusione del contagio. Quindi il rischio zero non esiste, questo è un concetto, diciamo, fondamentale nella gestione di questo coronavirus e nella gestione del Covid-19. Noi abbiamo l'obbligo di proteggere il paziente dai pazienti che sono positivi, quindi se un paziente non è positivo non può stare nello stesso reparto, nello stesso ambiente, ovviamente, di un paziente Covid positivo. Abbiamo l'obbligo di proteggere il paziente dagli operatori sanitari, i quali a loro volta possono essere contagiati e vanno a loro volta protetti dal paziente, perché se vengono contagiati per la loro specifica professione diventano a loro volta focolai e gli ospedali possono diventare, come in qualche caso si è visto nella fase 1, focolai e cluster, come li definiamo tecnicamente, di diffusione del contagio. E allora in questa diapositiva che in qualche modo vuole, cito una, e la definisco un'affermazione per assurdo, vuole in qualche modo rappresentare una provocazione, ma vuole in qualche modo lanciare un messaggio di quella che è la grande difficoltà che si è riscontrata in queste settimane nell'affrontare la sindrome Covid-19 e di quella che è la difficoltà e le difficoltà che ci aspettano nei prossimi giorni. Noi abbiamo l'obbligo di individuare precocemente, come dice la tabella alla vostra destra, la tabella di individuare precocemente i pazienti positivi, perché altrimenti siamo costretti a considerare tutti i pazienti come positivi. E se questo è vero negli ospedali, e sarà vero e sarà determinante negli ospedali, dove giungerà ovviamente dove diciamo si recheranno larghe fette della popolazione che hanno bisogno di salute, lo stesso discorso in maniera, come dicevo, provocatoria ed è un'affermazione per assurdo, lo dobbiamo considerare quando riprenderemo la formazione della nostra università. Cioè è chiaro che una popolazione studentesca di oltre 41.000 studenti, docenti, che riaccede in ambienti chiusi e in ambienti quali sono le aule, in qualche modo può essere paragonata, permettetemi questo assurdo, alla popolazione sanitaria, e quindi dobbiamo trovare e dobbiamo sviluppare dei sistemi, così come lo stiamo facendo negli ospedali, anche praticamente nell'ambito della didattica, della formazione, perché studenti e docenti e tutto il personale che ha bisogno non di salute in questo caso ma di formazione possa accedere nelle nostre strutture in sicurezza. Grazie e speriamo bene. Buongiorno, vi parlo dello sportello telefonico di aiuto psicologico PsicoHelp, che abbiamo pensato di attivare con i miei collaboratori già a metà marzo, quando ci siamo resi conto che all'emergenza sanitaria si stava molto rapidamente affiancando anche un'emergenza psicologica, un'emergenza psicosociale, quindi un disagio psichico estremamente ampio e generalizzato, al quale avrebbe fatto anche seguito molto rapidamente un'emergenza economica e sociale come quelle che stiamo affrontando adesso. Di fatto la pandemia ha rappresentato una condizione post-traumatica generale e inaudita
mai affrontata prima, probabilmente anche diversa rispetto al periodo della Seconda Guerra Mondiale, perché la pandemia è stata completamente inaspettata, imprevista, quindi ha creato un impatto stressogeno veramente elevatissimo, che ha determinato una quantità di difficoltà psicologiche di vario genere, tra l'altro molto differenti. Perché una cosa che questo sportello ci ha aiutato a comprendere è proprio la diversità della reazione psicologica delle persone. Noi abbiamo potuto constatare una quantità diversa di problematiche che si distribuiscono in un ventaglio ampissimo, dai problemi tipo ansioso, fobico, legati più alla paura del contagio, a problematiche di tipo depressivo legate più che altro al confinamento sociale, alla deprivazione relazionale affettiva, a problemi di ordine economico, a problematiche, diciamo, legate a aspetti pratici e concreti della vita. Citerei proprio un attimo una condizione che ci ha riferito una signora paralitica, quindi costretta sulla carrozzina a rotelle, che prima della pandemia godeva di un discreto grado di autonomia, ma con tutte le restrizioni, con la difficoltà anche di poter vedere i parenti, ha cominciato a sperimentare una serie di difficoltà molto forti, a cominciare anche dall'approvvigionamento dei farmaci. Quindi ovviamente problemi psicologici diretti, problemi psicologici indiretti, e ci ha colpito come questo servizio sia stato utilizzato sin dall'inizio anche da persone di altre parti d'Italia. Noi l'avevamo pensato come un servizio offerto alla cittadinanza, a Palermo. In realtà già dai primi giorni sono cominciate ad arrivare telefonate da Milano, da Torino, dalla Campania, dal Lazio, dalla Calabria, quindi testimoniando, segnalando una grande necessità di aiuto e di sostegno psicologico, che perdura anche in questo momento. In questo momento è un momento molto delicato, anche qui notiamo delle differenze importanti tra persone che mantengono una sorta di atteggiamento claustrofilico, quindi si sentono più protette stando a casa, anche con un aspetto di tipo quasi regressivo, persone che invece non vedono l'ora di poter recuperare tutti gli spazi, tutti i comportamenti con la massima tranquillità e serenità possibile. Naturalmente, come al solito, la condizione più equilibrata è quella che sta in mezzo. C'è stata anche la possibilità di offrire un servizio Skype, quindi poter avere dei controlli ripetuti anche, diciamo, con una sorta di simulazione di presenza fisica e quindi attraverso l'immagine del volto, che ha in qualche maniera ricreato una sorta di setting psicoterapeutico, ovviamente ridotto, però dando anche in questo caso la possibilità ad alcune persone di poter avere dei contatti ripetuti e quindi poter mantenere una relazione e poter sviluppare un contatto nel corso del tempo. Anche questo è stato utile ed è stata una parte del servizio che anche molti pazienti hanno utilizzato. Quindi certamente un servizio che a noi è sembrato di una certa utilità e che soprattutto ha vicariato l'impossibilità di poter incontrare i pazienti in presenza, tenendo conto anche che la Società Italiana di Psichiatria ha valutato che diciamo, per via diretta o indiretta in relazione ai problemi legati al Covid-19, noi dobbiamo aspettarci, ci stiamo già verificando, circa 300.000 nuovi pazienti psichiatrici. Quindi tra le recrudescenze di patologie pregresse e le nuove patologie, certamente l'impatto psichico della pandemia va considerato molto attentamente, sta mettendo in qualche maniera a dura prova anche le capacità di tenuta dei vari servizi psichiatrici in Italia. Buongiorno, grazie per il gentile invito. Io nei prossimi minuti proverò a rappresentarti le attività di terza missione condotte negli ultimi mesi dell'Università di Palermo, in questo periodo caratterizzato da questa gravissima emergenza coronavirus, citerò qualche attività di ricerca ad esse correlate in maniera tale da avere un quadro delle attività complessive della nostra università nel più recente passato. Comincerei dall'ambito medico, comincerei con le attività del laboratorio di riferimento regionale per
la Sicilia occidentale per l'emergenza SARS-CoV-2. Evidentemente il laboratorio che ha sviluppato tutte le analisi molecolari dei tamponi prelevati sui casi sospetti di infezione o malattia è evidentemente il laboratorio che in tutta la Sicilia occidentale ha consentito di seguire l'evoluzione del contagio. Con attività di ricerca correlate a questo laboratorio dobbiamo citare anche le attività del laboratorio di immunologia dei tumori che insieme al CNR, insieme all'unità operativa complessa di epidemiologia clinica ha messo a punto uno studio per ottenere le sequenze del filamento RNA, il codice genetico del coronavirus, un pezzo di informazione molto importante per capire esattamente questa gravissima malattia. Le attività in campo medico, le attività di ricerca sono state numerose e sono state pubblicate su serie editoriali prestigiose. Citerei sicuramente il lavoro svolto da alcuni colleghi della Scuola di Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore, studio rivolto a approfondire la validità dell'utilizzo del farmaco clorochina contro il coronavirus, è altro pezzo di informazione importante, nonché i colleghi di area neuroscienze con l'approfondimento e l'analisi delle eventuali correlazioni fra lo stato infiammatorio generato dal virus e la produzione da parte del corpo umano di sostanze chiamate citochine. A parte queste numerosissime attività, tornando un po' più da vicino alla terza missione, in particolare al public engagement, per prima cosa vorrei citare le attività del Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche. I colleghi fin dall'inizio del diffondersi del virus hanno messo a punto, approntato dei modelli statistici in grado di quantificare le variazioni del tasso di crescita delle curve dei contagiati per questa epidemia e hanno messo su un sito web molto fruibile, molto, molto diretto, molto immediato per la diffusione delle informazioni. Con un quadro aggiornato giornalmente, con un'analisi di carattere regionale e nazionale, ci hanno consentito di seguire l'evoluzione dei numeri, diciamo così, di questa pandemia. Non solo, moltissimi dipartimenti della nostra università si sono attivati con webinar, con dei messaggi video rivolti alla cittadinanza, rivolti al territorio, proprio per continuare a svolgere attività di public engagement. Lo ha fatto per esempio il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali, ma lo hanno fatto numerosi dipartimenti. Mi piace citare anche il Dipartimento di Promozione della Salute Materno-Infantile, Medicina Interna e Specialistica di Eccellenza, che ha approntato dei webinar incentrati su tematiche di epidemiologia, prevenzione, aspetti clinici del Covid, fornendo un'informazione di sicuro carattere scientifico, ma con un approccio ovviamente divulgativo, informazione molto importante e soprattutto certa, robusta, in un momento in cui magari abbiamo bisogno di certezze e di informazioni puntuali. Un'altra attività sicuramente di grande interesse è quella svolta dal Dipartimento di Scienze Psicologiche e Pedagogiche dell'Esercizio Fisico e della Formazione, sia come attività di supporto alla cittadinanza, cioè un'azione di public engagement mirata a mettere a disposizione le proprie expertise, le proprie conoscenze, le proprie esperienze per ascoltare i cittadini, per ascoltare tutti coloro che avessero problemi dovuti agli scompensi, alle incertezze, a tutto quello che si è determinato per via della pandemia. A questa attività rivolta al territorio c'è un'attività di ricerca molto importante, un progetto denominato iCare, impegno civico, atteggiamenti e fattori individuali e sociali di reazione durante e dopo l'emergenza Covid, che è un progetto che comprende numerose università ma che è coordinato dalle nostre colleghe Ingoglia e Lococo dello stesso dipartimento, che hanno approntato e divulgato un questionario. L'analisi dei risultati di questo questionario consentirà di ragionare, di mettere a punto le migliori azioni da proporre a genitori, insegnanti, operatori sociali, tutti coloro i quali si dovranno mettere in contatto, si dovranno approcciare a tutti coloro che hanno avuto evidentemente dei contraccolpi o comunque degli effetti da questo periodo di pandemia. Non solo,
ma in ambito trasferimento tecnologico mi piace citare il progetto Corona Screen 800A, nato nell'ambito del consorzio ARCA, l'incubatore di impresa dell'Università di Palermo, coordinato da IAM SRL, progetto attraverso il quale sono state realizzate con tecniche manifatturiere di tipo additivo dei dispositivi di protezione facciale individuale che poi sono stati donati al Policlinico. Non solo, ma accanto a questo potremmo citare numerose attività di altri dipartimenti, per esempio in ambito medico attività rivolte a diagnostica a distanza, in qualche modo medicina a distanza, per semplificare questo tipo di attività in un momento in cui il contatto sociale anche con il medico specialista non è del tutto, non è facile, non è realizzabile immediatamente. Ancora, ci sono state tutta una serie di attività di tipo di diciamo, donazioni realizzate dall'Università di Palermo, veicolate attraverso l'Università di Palermo, che si sono rivolte a concretizzare dei supporti al Policlinico. Mi piace citare la donazione del Dipartimento di Ingegneria, che ha donato mascherine e tute protettive, la donazione della Fondazione Chianello, che ha donato un estrattore automatico in grado di abbreviare i tempi di analisi e i tempi di risposta dell'analisi dei tamponi, ma su tutti vorrei citare la raccolta fondi Tanti piccoli gesti per un grande aiuto, realizzata dall'Università di Palermo e che è rivolta appunto a drenare risorse in favore dell'azienda ospedaliera Policlinico Paolo Giacconi. Infine gli studenti, il supporto agli studenti, i servizi agli studenti. Gli studenti per noi sono il riferimento primo. In questo momento di grande difficoltà si sono attivati tutta una serie di servizi di dialogo a distanza con gli studenti, la chat delle segreterie, tipico esempio, i servizi a distanza della biblioteca, le attività del centro di orientamento e tutorato con counseling e ascolto per i nostri studenti, ma anche tutti i servizi e tutte le attività dell'area sistemi informativi del nostro Ateneo. Infine, il supporto economico per gli studenti collocati nelle fasce di reddito più basse, evidentemente ulteriore tassello per cercare di affrontare queste settimane, per cercare di affrontare questa situazione. Io ho concluso e vi ringrazio. Quando la professoressa Campisi, che ringrazio, mi ha invitato nella qualità a intrattenermi con voi sul tema delle start-up rispetto a questa situazione particolare che stiamo vivendo e a pensare a un titolo, mi è venuta in mente una scritta, una frase che è riportata su una t-shirt che mi hanno regalato, attribuita ad Abramo Lincoln: "The best way to predict the future is to create it." Ecco, la startup, anche in linea con quanto ci dice Eric Ries nel suo testo Partire Leggeri, è un'istituzione umana studiata per creare prodotti nuovi in condizioni di estrema incertezza. E lo startup è proprio quel soggetto che si attribuisce questo ruolo, quello di cavalcare l'entropia, l'incertezza, immaginando soluzioni avanti nel tempo. E le esperienze che abbiamo fatto un po' tutti quando abbiamo incontrato degli startup o quando ci siamo confrontati con una startup, a volte hanno portato in anticipo soluzioni che poi rispetto alle quali poi il tempo ha dato loro ragione, come anche Webinar Pro, che oggi ci offre questo format. Cosa possiamo, o meglio, cosa il mondo delle imprese può imparare da quello delle startup rispetto alla situazione particolare che stiamo vivendo? Innanzitutto che bisogna guardare al presente, ma pensare al futuro e ai bisogni del futuro, immaginando anche di servire quelli che sono i non clienti di oggi, ma che possono diventare domani. Anzi, immaginare come base della propria clientela la collettività tutta, e quindi immaginando quasi un prodotto, potremmo dire, comunitario. Poi una struttura dei costi che deve essere quanto più leggera possibile, e in particolare la struttura dei costi fissi, e questo si gioca sulla dimensione della partnership e della collaborazione. Ed ancora immaginare anche di spingere questo spirito di collaborazione passando da una prospettiva
di competition ad una di co-petition, di collaborazione, perché da soli non ce la si fa. Inoltre inserire nel modello di business proprio un chapter, un momento specifico dedicato al risk management, se non addirittura al crisis management, ancora una volta la logica di condivisione del rischio. La startup è una realtà veloce, è una realtà che non è ancorata al passato e quindi va speditamente e diventa maestra di velocità anche per le altre realtà, istituzioni e territori nei quali opera. Ovviamente essere veloci non significa essere frettolosi, ma metterci sempre la testa, come ci insegnano i piloti di Formula 1, e poi approfittarsi delle situazioni impreviste, riuscire in qualche modo a vedere opportunità laddove le situazioni non erano state contemplate a monte, e quindi serendipity. Ce lo insegna la penicillina di Fleming, ce lo insegna la vulcanizzazione di Gutiérrez, ce lo insegna banalmente il post-it di 3M Scotch. Ho sentito parlare in questi mesi molto di resilienza e ho pensato alla canna di bambù che si flette ma non si spezza, si flette quando ci sono delle condizioni climatiche particolarmente svantaggiose, ma poi quando queste svaniscono ritorna esattamente nella sua posizione di partenza. È quello che non dobbiamo fare, non dobbiamo tornare come prima, dobbiamo invece rafforzarci a partire dalle situazioni traumatiche che stiamo vivendo, dalle difficoltà che stiamo vivendo. E questa è la virtù che Taleb ci indica come antifragilità, quella che ci porta a migliorarci facendo esperienza anche delle situazioni difficili, come quando ci formiamo il callo osseo. Ecco, questa è la virtù che sta alla base di fatto dell'evoluzione. E poi, come dire, avere un occhio speciale, avere un cuore speciale verso il nostro pianeta. Non è retorica, una frase bellissima che il CEO di The Coca-Cola Company, Muthahar Kent, disse nel 2015: se business e pianeta non diventano sinonimi, l'idea non può funzionare. Quindi un'attenzione all'ambiente e temi della sostenibilità. Non ultimo, avere la consapevolezza, come diceva Novak, che una carriera nel mondo imprenditoriale è non soltanto una vocazione moralmente seria, ma è anche una scelta moralmente nobile. E quindi essere consapevoli che fare startup è un privilegio, perché significa contribuire in prima linea a costruire il futuro. Quali sono i driver che dobbiamo tenere sotto controllo nei prossimi anni? Sicuramente tenere sotto controllo l'evoluzione dell'intelligenza artificiale, che avrà sempre un ruolo maggiore nella nostra vita, immaginare modelli di business sempre più di tipo cooperativo, perché ribadisco ancora una volta, da soli non ce la si fa, e sostenibilità del business anche in una prospettiva di dono. Evidentemente questo richiede coraggio, richiede sforzo, ma come ci diceva Thomas Alva Edison, a proposito del genio, lo possiamo dire a proposito della startup, startup è 1% ispirazione, ma poi il 99% è sudore, però ne vale la pena. Che cosa fa l'Università di Palermo rispetto a questi temi? Innanzitutto Contamination Lab, il centro di formazione all'imprenditorialità, per mettere insieme studenti che hanno prospettive disciplinari, background disciplinari, competenze e metodiche diverse, perché siamo convinti che dalla fertilizzazione incrociata possono arrivare idee disruptive. Start Cup, la Business Plan Competition che da 16 anni abbiamo aperta la call sulla edizione 2020, fa arrivare progetti di impresa, li segue fino al momento della presentazione del business plan, con lo sforzo, ecco, e con il convincimento che da questo percorso possono arrivare delle idee davvero disruptive. Si vincono dei grant, si viene accompagnati fino alla stesura, dicevo, del business plan, e si arriva al premio nazionale di innovazione. E poi l'incubatore ARC, che oltre ad essere culla delle nostre startup, è anche hub di una serie di reti, di connessioni, di progetti internazionali, tra cui la rete Enterprise Europe Network per l'internazionalizzazione dei mercati, e anche l'EITELT, che è una rete internazionale che stimola studenti, ricercatori e start-up a investire le proprie competenze nel mondo del life science, delle scienze della vita, con call che sono sempre aperte, di cui ci sono grandi sempre opportunità da poter agganciare, e per questo vi invito a contattare la dottoressa Panto del Consorzio. Vi auguro e mi auguro di incontrarvi sul vostro percorso
un tema di formazione imprenditoriale per pensare insieme e ragionare insieme sui nuovi modelli di sviluppo di impresa e sulle nuove concettualizzazioni del finalismo aziendale. Buon pomeriggio, grazie per l'invito e congratulazioni per l'iniziativa assolutamente importante. Sono Marcello Ciaccio, sono il presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Palermo. Vi racconterò cosa ha fatto la Scuola di Medicina e Chirurgia in questi mesi. Lo stato di emergenza determinato dalla pandemia da SARS-CoV-2 ha certamente modificato improvvisamente, imprevedibilmente e anche radicalmente le nostre abitudini di vita e ci ha costretto ad adottare metodi relativamente ad alcune attività nuovi, diversi e anche da molti poco conosciuti e sicuramente poco praticati. Anche la Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Palermo ha dovuto improvvisamente, dall'oggi all'indomani, mettere in atto tutta una serie di iniziative che coniugassero la continuità delle attività istituzionali della scuola con i limiti imposti dalla grave situazione emergenziale in un equilibrio tra assicurare le attività didattiche, gli esami di profitto, le lauree, l'assistenza sanitaria e i potenziali rischi di eventuale trasmissione del virus ai discenti, ai docenti e ai pazienti ricoverati presso il Policlinico Universitario di Palermo. La scuola ha garantito sempre la prosecuzione di tutte le attività didattiche e di tutti i corsi di studio afferenti alla scuola, con modalità prevalentemente a distanza, con risultati assolutamente positivi, molto buoni. Infatti, sia i docenti che si sono abituati e adattati a questo nuovo diverso metodo di fare le lezioni, sia gli studenti che hanno partecipato numerosi, attenti e soddisfatti, oltre che disponibili a questa interazione docente-discente nuova tramite sistemi virtuali su piattaforme informatiche. Gli esami di profitto della sessione di aprile a distanza hanno avuto uno svolgimento assolutamente regolare, con un numero di studenti iscritti addirittura superiore rispetto alla sessione di aprile dello scorso anno. Le lauree della sessione di marzo, anche queste svolte con modalità a distanza, sono state portate a termine consentendo a tutti i laureandi di conseguire la laurea, anche a coloro lontani dalla nostra città e che per i limiti imposti dalle restrizioni normative governative non sarebbero potuti rientrare a Palermo. Stiamo garantendo le diverse attività di tirocinio, curriculare, TPL, TPVS, in accordo alle diverse disposizioni governative e rettorali, permettendo a tutti gli studenti laureandi di non perdere l'opportunità che la normativa vigente consente loro, e cioè di conseguire contestualmente alla laurea anche l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo. Abbiamo dovuto, avendo a disposizione tempi veramente molto molto stretti, organizzare i tirocini per centinaia di studenti, con le modalità di erogazione imposti dalle emergenziali e temporanee normative governative nazionali, regionali e dell'Ateneo. Certamente vi è stata qualche criticità, ma che è stata prontamente ed efficacemente risolta. Le attività relative al programma Erasmus hanno avuto continuità, assicurando sempre l'assistenza e il supporto necessario agli studenti interessati a partecipare al programma di mobilità studentesca dell'Unione Europea. Gli specializzandi delle diverse scuole di specializzazione dell'area medica hanno continuato la loro formazione in presenza, dando un contributo alle attività assistenziali, soprattutto nei reparti maggiormente coinvolti nell'emergenza da Covid-19. Tutto ciò ha permesso di garantire a tutti gli studenti di non perdere nulla e di non essere penalizzati dalla situazione di emergenza determinata dalla pandemia da SARS-CoV-2 che l'Italia e tutto il mondo sta vivendo. Concludo, ma prima di concludere desidero rivolgere un sincero e sentito ringraziamento al magnifico rettore, professor Fabrizio Micali, per il sostegno e il supporto che sempre ha dato. A tutti i docenti della scuola che hanno dimostrato grande senso di responsabilità e di legame istituzionale. A tutti gli studenti, al personale dell'azienda ospedaliera universitaria Policlinico e a tutto il personale della presidenza della scuola di medicina, che con abnegazione e grande senso di professionalità ha lavorato in presenza o in smart working, assicurando la continuità e lo svolgimento di tutte le attività di competenza e di pertinenza della Scuola di Medicina e Chirurgia. Grazie.
Grazie a Marcello, grazie a tutti i panelist che si sono avvicendati, dando veramente un quadro completo di quella che è l'attività dell'Università di Palermo, che sembra quasi un'attività latere rispetto a quella per, magari per la quale siamo più conosciuti, cioè quella della didattica e della ricerca. Sono arrivate diverse domande. La prima per il professore Daniele Labarbera, ci chiedono se puoi ripetere il numero del servizio e poi se il servizio sarà attivo durante tutta la fase 2 del Covid. Sì. Allora, i numeri telefonici sono 091-655-5654, 655-5653, 655-5641. Almeno un paio di queste linee saranno attive durante tutto il periodo della quarantena. Perfetto, grazie Daniele. Adesso tre domande per il professor Ruisi. La prima domanda è relativa alla possibilità, ecco, di ulteriori lezioni da parte del mondo delle start-up per le piccole imprese in questa fase 2 e anche successivamente del Covid. Grazie Giuseppina. Ma tra le varie ulteriori lezioni sicuramente quello della socievolezza, perché le startup sanno condividere quando sono per esempio all'interno di un incubatore, scambiano anche fisicamente idee, progettualità, mentre in genere le imprese, soprattutto quelle mature, sono, passatemi questa espressione, visto che la domanda viene da uno studente, sono pantofolare, sono introverse, sono supponenti, sono invece noiose. Invece le startup hanno tanto da insegnare perché appunto sono come appunto i bimbi piccoli, cioè giocano insieme senza pregiudizi, e questo molte volte porta a quello che veniva citato anche nel video, a passare da logiche di competition a logiche di co-petition, quindi sanno anche cooperare con i concorrenti e questo porta avanti la frontiera della conoscenza. E ancora ci chiedono di dare una definizione di idee disruptive. Il concetto di disruptive si ha quando un'azienda entra in un contesto e cambia le regole del gioco. E cambiando le regole del gioco evidentemente porta il nuovo. Ora, le imprese mature hanno da imparare dalle startup il fatto che l'innovazione può declinarsi in diversi ambiti, sul modello di profitto, sulle reti, cioè sul networking, sulla struttura aziendale, sui processi aziendali, ma anche sulla performance di prodotto, ancora sul canale distributivo, penso al branding, ma anche al coinvolgimento per esempio della clientela, penso a tutte le frontiere della gamification applicate al mondo del business. Quindi oggi abbiamo un rischio, cioè quello di pensare che innovazione sia semplicemente trasformare in digitale vecchi modelli e quindi, non so, ordinare la pizza per telefono. Non è questo la lezione che le startup ci danno. Dovremmo fare, quantomeno le imprese più mature dovrebbero fare una sorta di esame di coscienza e chiedersi dove sto innovando su tutti questi asset, dove posso cambiare rispetto al passato e rispetto a quello che avviene al contesto. Non sempre è facile per chi è ancorato al passato. Certo. Un'ulteriore domanda per te. Come si rileva e in che periodo la velocità di una startup? Ma guarda, oggi è cambiato il paradigma, mentre prima si confrontavano imprese grandi con imprese piccole, oggi il paradigma è imprese veloci contro imprese lente. Quindi l'idea che piccolo è bello, ma piccolo è bello soltanto se è molto veloce. Questo è fondamentale perché i tempi in cui si captano i segnali del mercato, le evoluzioni delle tecnologie in atto, i bisogni che mutano dei clienti devono essere estremamente rapidi. È uno dei motivi per cui oggi le grandi corporate cercano di acquisire le start-up
fanno proprio corporate venture capital, nel senso che cercano, in una logica anche di open innovation, di vedere dove si trova l'innovazione in questo momento viva nel, nel mercato, piuttosto che svilupparla semplicemente in casa. Il settore, per esempio, life science della medicina è molto attivo in questo, lanciano molti contest, cioè molte competizioni per startup, per capire e vedere quello, e anche lavorano molto con le università proprio per vedere dove si sta formando la ricerca e non soltanto all'interno dei loro laboratori. Quindi la velocità si determina anche in questi passaggi, nella capacità di approcciare velocemente le innovazioni che sono nell'aria. Grazie Marco. Una domanda per il professore Marcello Ciaccio. Quanti saranno i posti per nel prossimo anno accademico per la scuola di medicina tra il corso di studi di medicina e chirurgia e gli altri corsi di laurea? È in linea il professore Ciaccio? Ha il microfono spento. Ci sei Marcello? Sì, quest'anno abbiamo 20 posti in più per il corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia, infatti siamo passati da 400 a 420. Avremo un aumento dei posti anche per le lauree triennali, quelle delle professioni sanitarie, fisioterapisti e anche infermieri che, come tu sai, sono due corsi di laurea molto richiesti e cui il fabbisogno è assolutamente in aumento. Devo dire che, come tu sai, noi siamo legati al numero chiuso, sia per medicina che per le professioni sanitarie, e siamo legati ad alcuni parametri che regolano questi numeri. Quindi il fatto di avere ottenuto dei numeri in più è certamente un fatto positivo. Grazie Marcello. Una domanda per il prorettore, il professore Li Vanfratini. Al di là di queste attività di terza missione nel periodo Covid, in un anno quanti eventi, quanta terza missione realizza l'Università degli Studi di Palermo, per esempio 2019? Ma tantissimo, perché se consideriamo gli spazi più importanti dell'Ateneo, e cioè il complesso monumentale dello Steri con gli spazi espositivi, le mostre, se consideriamo l'Orto Botanico, altro punto di accumulazione di eventi e anche benchmark nazionale per molti versi insieme al sistema museale rispetto alle ultime valutazioni delle attività di terza missione effettuate dall'Agenzia Nazionale, devo dire che questi spazi hanno delle agende totalmente piene durante l'anno, cioè non c'è giorno che non ci sia una mostra, che non ci sia un'inaugurazione o che non ci sia un'attività. A tutto questo va aggiunto, ed è una parte sostanziale, l'attività dei 16 dipartimenti. Ciascuno dei dipartimenti, e tu lo sai bene come direttore del Dikiron, ciascuno dei dipartimenti ha delle sue attività nei propri spazi, spesso molto prestigiosi, molto belli, con attività di divulgazione, di public engagement propriamente detto, aperto alla cittadinanza, molto popolati, molto frequentati. Quindi devo dire che da questo punto di vista l'indice di utilizzazione, consentitemi questa divagazione ingegneristica, è veramente prossimo all'unità, cioè siamo continuamente attivi. Grazie, ci crediamo e ne siamo anche noi una dimostrazione. Questo pomeriggio abbiamo un po' sforato rispetto ai tempi. Il professore Giaratano si scusa, ma è stato chiamato in una riunione molto importante all'Organizzazione Mondiale della Sanità come esperto di sistemi anche nell'ambito della rianimazione. Quindi a lui vanno anche i nostri complimenti, a tutti i panelist i miei ringraziamenti, ma permettetemi di ringraziare il magnifico rettore che ci ha dato questa grande opportunità e dal punto di vista tecnico non finirò mai di ringraziare insieme a tutti coloro che mi hanno aiutato in questa nella organizzazione di questo evento, la Webinar Pro nella persona di Fabio Ballor e Monica Guizzardi, che è di Arca, che ci ha aiutato e ci ha supportato in tutto questo progetto. Quindi buon pomeriggio e buona serata a tutti voi e arrivederci alla prossima.